Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. È un momento, come dire, di ricordo e di riflessione di uno dei grandi nostri colleghi, Augusto Graziani, e anche l'occasione, ma così, di dare un libro di suoi scritti che è... Non si sente? Diciamo l'occasione di finalmente dare un libro dei suoi scritti che la Svimez per il suo 70° anniversario ha curato e che è pubblicato nel 2020 per vicende prima pandemiche, poi è rimasto per così dire nell'ombra. Io penso che in questa fase in qualche modo è tempestiva, nonostante tutto, che venga fatto circolare e magari susciti riflessioni sul momento, visto che proprio una delle caratteristiche di Augusto era questa sua capacità di pensare in termini di sistema, con grande acutezza, con grande rigore, anticipava o rifletteva su sue visioni del sistema, e devo dire che uno dei motivi del suo grande fascino e della sua grande capacità di coinvolgimento, soprattutto dei giovani. E in questo momento credo che c'è un enorme bisogno di saper parlare e essere coinvolti assieme ai giovani. Io apro i lavori e poi cedo la presidenza a Piero Barucci, che ringrazio veramente di cuore per essere qui, e proprio in nome e per conto della Svimez, che è la padrona di casa. E intanto ringrazio veramente parimente di cuore Mario Pianta, il professor Mario Pianta, che è il professore presidente della Società Italiana degli Economisti, che è venuto per darci un saluto e per magari fare anche una sua riflessione su Augusto, perché ovviamente era un collega, un caposcuola, diciamo, e quindi lo prego di venire qui al palco. Grazie. Grazie davvero a Adriano Giannolla, alla Svimez, al Senato, agli organizzatori. Credo che Augusto Graziani meriti molto un'occasione di riflessione di questo tipo. È stato anni fa presidente della Società Italiana degli Economisti, che poi nel frattempo ha cambiato nome per ragioni di gender balance in Società Italiana di Economia. Il contributo che ha dato Graziani allo sviluppo della Società Italiana di Economia come un ambito pluralista, ampio, articolato, di riflessione e di approfondimento è stato importante, sia sui temi di contenuto, curato diversi libri nelle collane della SIE, ma anche curato il lavoro sulla formazione degli economisti, che è stato un contributo importante di riflessione sulla comunità scientifica. E quindi da questo punto di vista la SIA, che adesso ha 1000 soci tra docenti universitari e fuori dall'università, si è allargata molto. Mi apprezzo molto la pubblicazione del volume e vi inviterei, approfitto di questa occasione per invitare i colleghi a proporre delle sessioni sui temi del pensiero di Augusto Graziani e sulla presentazione del volume nella prossima conferenza, riunione scientifica annuale che faremo come Società Italiana di Economia a Urbino nell'ultima settimana di ottobre. Quindi quella può essere un'occasione in cui ci sono questi e altri momenti di riflessione sulla storia dell'economia italiana, sulla storia del pensiero di Augusto Graziani e così via. Per quanto riguarda, come dire, una piccola esperienza personale, Graziani per gli economisti della mia generazione è stato un punto di riferimento fondamentale sull'analisi della storia dello sviluppo economico italiano, sull'analisi dei rapporti nord-sud nel paese, sull'analisi delle politiche economiche, sull'analisi dell'integrazione europea, sulle analisi più teoriche del circuito monetario e dell'economia monetaria, e chiaramente, come dire, la nostra formazione per una larga parte di economisti della mia generazione deve molto alla sua capacità di essere allo stesso tempo un teorico,
un esperto di politica economica e alla forte motivazione anche etica e politica del suo impegno. Quindi da questo punto di vista credo che siamo tutti molto in debito con Augusto Graziani e sono molto felice di essere qui come presidente della SIE per rendergli omaggio. Grazie. Ora lascio la presidenza a Piero Barucci, che non ha, penso, bisogno di presentazioni. Lo ringrazio ancora perché è veramente un atto di generosità essere voluto venire, partecipare, e penso che ci può dare riflessioni importanti, anche perché immagino, non conosco molto bene i rapporti con Augusto, ci sono stati sia all'epoca, perché Augusto è stato consigliere di amministrazione della Svimez ed è passato poi a collaborare con Rossi Doria, credo, su segnalazione proprio di Saraceno, quando Rossi Doria, iniziando la storia del centro di Portici, chiese un giovane economista da importare a Napoli. Lui era già a Napoli e fu una cosa importantissima, almeno io sono immigrato al sud, in quanto allora, quando io mi laureai, il mio professore mi disse: guarda, io qui non ti posso aiutare, tu vuoi continuare a studiare, vai a Napoli. Anzi, mi disse due cose, di due maestri: vai a Napoli oppure vai ad Ancona, dove c'era Giorgio Foà, che aveva iniziato l'Istao. E io dissi: ma che differenza c'è? Beh, all'Istao fai management, cose, e poi il modello NEC, no? A Napoli fai più teoria, vai... E io, vabbè, allora ero molto... dissi, vabbè, vado, provo ad andare a Napoli. E quando andai a Napoli, arrivai in ritardo, ovviamente, però questo a Napoli conta di meno, trovai la porta chiusa del centro, bussai, c'erano gli iscritti, e mi venne a aprire un signore con aria così tranquilla, mi disse: lei? No, io sono in ritardo, devo fare... Ah, venga, venga, si accomodi. E mi fece accomodare, mi dette il foglio, la mano, e poi dopo dice: ma questo chi è? È Graziani. Cioè, io ero venuto lì. Quindi in qualche modo dà anche l'idea della capacità di gestire l'istituzione. Quindi io prego, Piero conosce tutti noi e tutti, e contemporaneamente penso ha collaborato in qualche modo con Augusto, quindi non voglio forzarlo a nessuna testimonianza, ma intanto comunque gli cedo la presidenza e per iniziare i lavori e le testimonianze della giornata. Prego. Grazie Adriano, grazie alle parole che ha detto. Io potrei parlare a lungo con su Augusto Graziani, perché molte volte la mia vita è stata intersecata da queste fiammate di luce che ti dava Augusto in alcuni suoi scritti, sofferte o non sofferte, quando scriveva, si giustificava. Vabbè, racconto soltanto un episodio, perché questo non deve essere l'occasione per raccontare episodi occasionali, ma deve essere un'occasione per cominciare a pensare a sistemare Augusto Graziani nell'Olimpo dei grandi economisti italiani. Dunque, io mi sono intersecato con Graziani anche come senatore. Io non sono mai stato senatore, lui era senatore, sì, per breve periodo di tempo, per alcuni mesi, e fu in quel periodo che si varò una finanziaria, che qualcuno vi ricorda bene, la finanziaria tormentata. E lui naturalmente era l'opposizione, era, rispetto alla finanziaria che io avevo preparato. E quindi ci intersecammo diversi giorni per discutere su questa finanziaria. Io tentavo naturalmente di convincerlo che era una buona finanziaria, come io sono ancora convinto che era una buona finanziaria, e lui non si convinceva. Quindi lo ritrovava al Senato, diceva: ma insomma, guarda, però questo aspetto potevate fare questo. Dico: no, questo non potevamo farlo, quest'altro nemmeno. E un pomeriggio
camminando per il Senato, insieme a lui mi dice: senti Piero, io ho tanta stima per te, ti voglio tanto bene, ma non posso votarla questa finanziaria. Dico: ma questo mi dispiace tanto, perché avere te all'opposizione mi dà fastidio. Mi disse: guarda, per fare proprio uno sforzo, ma per te mi astengo, mi disse. Questo fu il massimo che ebbe a dirmi, con pochissime parole, senza così aggiustarle, senza infiorettarle in nessun altro. Mi astengo, mi disse. E così fece. Naturalmente sappiamo benissimo cosa vuol dire astenersi al Senato a una finanziaria, comunque non è rilevante questo il fatto. Quindi, pagato questo piccolissimo tributo che devo alla sua memoria e anche a questo suo accompagnarmi, lui era al Senato a pochi mesi, ma mi accompagnava al Senato nei meandri delle questioni sempre scientifiche da discutere. Detto questo, cominciamo la serata e cominciamo, direi, al meglio. Non perché gli altri siano meno rilevanti, ma perché parlerà per primo Giorgio La Malfa, che l'ha conosciuto bene, l'ha conosciuto anche nei suoi travagli, l'ha conosciuto. Lui l'ha conosciuto anche nei suoi travagli. Io l'ho conosciuto per lettere nei suoi travagli. La parabola di Graziano è una parabola sintomatica, interessante, importante per uno storico, per un pensiero, un economista. Quegli anni in formazione, non già formato come era Antonio, che era già formato, era. E fu un travaglio grosso, fu per lui. Nessuno più di Giorgio La Malfa può bene rappresentare e raccontarci qualche cosa che non sia qualcosa di lui, ma che sia qualcosa di Graziani, visto questo panorama della storia del pensiero economico che qui ci interessa, i travagli del pensiero economico che qui ci interessa. A te. Grazie. Adriano Giannola mi ha chiesto di portare una testimonianza sugli anni di Portici, e questo non potevo non farlo perché c'era un rapporto molto stretto in quegli anni, e mi fa molto piacere aver incontrato oggi Angela, la moglie, e le figlie di Augusto, che non vedevo da molti anni. Naturalmente la parte interessante di questo seminario saranno gli interventi successivi, quelli nei quali si approfondisce il pensiero di Augusto Graziani, perché questo è quello che faranno molti degli interventi successivi, e quello che ha fatto per la parte meridionalistica, ha fatto in quel bel saggio che apre il volume della Svimez, ha fatto Adriano Giannola. Quindi io farò un intervento brevissimo di ricordi di quel tempo lontano. Io fui chiamato da Rossi Doria alla fine del 65, io mi apprestavo a rientrare in Italia dagli Stati Uniti nel 66, e Rossi Doria mi disse: perché non vieni a lavorare al centro di Portici? Io naturalmente non conoscevo Napoli, non è stato a Napoli, quindi mi ricordo che feci una certa impressione, presi un aereo a Boston, mi fermai in Inghilterra dove avevo studiato, poi andai a Napoli, rimasi molto sorpreso da conoscere Portici, la reggia di Portici, eccetera. Quindi arrivai a Napoli nel maggio o nel giugno del 1966 nel centro di specializzazione, che allora era una cosa eccezionale perché non c'erano facoltà, dipartimenti o studi post laurea in Italia, non esisteva il Master of Arts, il fondo Portici era la prima scuola di formazione post laurea che veniva, la seconda fu appunto l'STAU, ed era stata un'intuizione importante della Cassa del Mezzogiorno, di Rossi Doria e della Fondazione Ford, perché nacque con un contributo della Fondazione Ford all'inizio degli anni 60. Quando io arrivai nel 66, aveva appena lasciato Portici una delle grandi figure dell'economia di Portici, che era Claudio Napoleoni, che era passato appunto da Portici, era andato all'Istau, ad Ancona,
però tornava 2 o 3 volte l'anno per dei seminari. La parte di economia di Portici aveva Augusto Graziani, che allora aveva 35 anni, 36 anni, ma aveva già la dimensione intellettuale di un caposcuola, diciamo così. Era una persona molto garbata nei modi, ma molto ferma nelle opinioni, nelle cose che bisognava studiare, nelle cose che bisognava insegnare e così via. C'era lui, più giovane c'era Bruno Tressa, prematuramente scomparso, un uomo molto intelligente, e c'era Augusto Graziani, c'era Tressa, c'era giovane Salvatore Vinci, che sfortunatamente è scomparso molto, molto giovane, ma era un uomo di grande ingegno. C'erano poi degli econometrici, Grassini, degli statistici, e questa era la parte di economia. E poi c'ero io, che ero l'ultimo, avevo 26 o 27 anni. Ma la cosa interessante di Portici era intanto la presenza di Rossi Doria, che era un uomo affascinante, di grande esperienza politica, aveva fatto la Resistenza, un antifascista, se lo si può dire in questi tempi nei quali noi viviamo, era un antifascista, aveva fatto la sua parte, diciamo. E poi c'era affiancata la scuola di economia agraria, dove c'era De Benedictis, De Stefano ed altri, Dragonetto Filangieri, c'erano 4 o 5, Carlo Perone, ed erano la parte più moderna degli studi di economia agraria. Quindi c'era un'economia moderna e c'era una scienza, un'agricoltura moderna, e poi c'era anche la sociologia agraria, in cui c'era Marcelli e di cui qui c'è Enrico Pugliese, che è, diciamo così, il prodotto di quella. Quindi era un posto di grande interesse Portici, veramente straordinario, in questa bellissima reggia di Portici. L'unico problema è che era irraggiungibile dal centro di Napoli, che ci vuole 2 ore di macchina per andare e 2 per tornare, ma insomma il posto era straordinario. Ed era il posto più vivo, in quel momento era uno dei posti più vivi d'Italia. E noi avevamo una stanza, c'erano 4 scrivanie, c'era Graziani, Tressa, Vinci ed io, e Augusto aveva questa abitudine che canticchiava quando uno sentiva che leggeva e studiava, e sentiva una piccola musica, perché lui suonava il violino, e aveva un quartetto di amici con cui suonava il violino, e lo si sentiva questo sottofondo musicale, diciamo così, mentre uno, ciascuno di noi faceva il suo lavoro, aveva questo. Questo era. Ho ripescato, ci venne in mente proprio in quegli anni che una cosa che in Italia non si faceva, decidemmo di fare gli estratti, che era una cosa che nell'università italiana esisteva solo quando uno voleva fare la docenza, aveva degli estratti, ma una collana di opuscoli, di scritti di un istituto, in cui tutti gli studiosi dell'istituto mettevano i loro scritti, o prima di pubblicarli o dopo averli pubblicati, fu un'invenzione di Portici, che credo adesso abbiano tutte le università. E ne ho una collana bella dentro, in cui c'erano scritti appunto Rossi Doria sulla pianificazione regionale, Vinci, Augusto, eccetera. La rivista su cui pubblicavamo, la rivista politica, diciamo, ciascuno poi scriveva Monete e Credito oppure le riviste di economia agraria, la rivista politica era Nord e Sud di Francesco Compagna, dove Augusto, credo, fino a un certo punto, poi dovette avere un dissenso politico a un certo punto, ma fino a metà degli anni 70 Nord e Sud è stata una componente importante della storia italiana del dopoguerra. Il mulino da una parte e Nord e Sud dall'altra sono un'Italia che si vorrebbe avere anche oggi, diciamo così, di una ricchezza di elaborazione politica scientifica, cioè dentro le pagine Nord e Sud c'erano tabelle, scritti scientifici, però
erano poi andavano sul tavolo dei ministri a Cassa per il Mezzogiorno. Insomma, era una politica che si nutriva di cultura, e la cultura politica si nutriva dell'università. E Augusto era uno degli autori importanti di Nord e Sud. Io ricorderò sempre, lo ricordano, i commenti alle relazioni della Banca d'Italia, che poi tutti noi economisti abbiamo cominciato a fare. Forse il primo è stato lui. Mi ricordo il titolo di un articolo a commento di una relazione di Carli del 64, si chiamava Le Keynesien malgré lui, te lo ricordi? Ed era uno straordinario commento critico, naturalmente tutti eravamo critici della Banca d'Italia. Io ho raccontato in altre occasioni esordì gli studi con un saggio con Modigliani in cui attaccammo la Banca d'Italia, e mio padre, che era ministro del bilancio, mi chiamò e disse: ma che cavolo dite tu e questo Modigliani, attaccate la Banca d'Italia? La Banca d'Italia non si attacca mai, sono solo le persone per bene che ci sono, e voi vi mettete ad attaccare. Dice: no, ma noi discutevamo le politiche della Banca. Le politiche della Banca d'Italia non contano, se c'è un errore lo fa il governo, quindi potevate attaccare me, mi disse mio padre, che era ministro del bilancio, se ve la volete prendere. Carli, poveretto, ha dovuto seguire la politica del centrosinistra, si parlava del governo Fanfani che aveva nazionalizzato l'energia elettrica, che poteva fare la Banca d'Italia? Se la politica sbaglia, la Banca d'Italia non può che cercare di attenuare le conseguenze degli errori politici. Quindi voi economisti, disse con disprezzo, se ve la volete prendere, prendetela con le forze politiche, non con i tecnici che in qualche modo cercano di seguire e di attenuare gli errori. Questo era, diciamo, il clima di quegli anni. Là non posso entrare troppo nel dettaglio, ma è chiarissimo qual era il punto di vista di Augusto di quegli anni. Poi ha avuto un'evoluzione di pensiero. Noi eravamo keynesiani, ma eravamo keynesiani con una accezione critica nei confronti di come il keynesismo era entrato in Italia. Cioè, ricordo quando uscì il libro di Pedone, Spaventa, sulla politica keynesiana, noi lo giudicammo negatissimamente, perché era il keynesismo applicato, e noi dicevamo Keynes applicato così come viene presentato, come lo scrive Keynes, va bene per un'economia della piena occupazione, nei momenti in cui va bene per l'Inghilterra, per gli Stati Uniti, cioè sistemi economici che hanno la piena occupazione normalmente hanno flessioni cicliche. Allora lì la domanda è importante. Financo la mitica scavare le buche per terra può essere necessario, ma l'Italia non è questa. L'Italia ha il dualismo, cioè questo contributo fondamentale. L'Italia è un sistema dualistico. Se applichiamo il keynesismo finiremo per stimolare i consumi, perché è chiaro che, come diceva giustamente Keynes, se vuoi far uscire un'economia dalle difficoltà, distribuisci dei soldi, la gente consuma, l'economia riparte. Ma se noi dobbiamo risolvere il problema dualistico, non possiamo affidarci ai meccanismi di mercato di Vera Lutz o di quel che era in quel tempo, perché lì non ci sarà lo sviluppo. Ma se vogliamo lo sviluppo abbiamo bisogno di Keynes, ma di un Keynes dell'offerta, non di un Keynes della domanda. È questo, no? L'idea. Quindi se c'è una idea della scuola di Portici, cioè di Augusto, Graziani, e quindi di tutti noi e di Nord e Sud, è Keynes, cioè è indispensabile l'intervento pubblico, ma deve essere un intervento pubblico sugli investimenti, e deve essere un intervento pubblico sugli investimenti misurato in ragione dei problemi del dualismo. Perché se non è misurato in ragione del dualismo diventa qualche cosa che può aggravare fino anche i problemi della bilancia dei pagamenti e così via. Quindi era una versione che poi è stata, credo che quello che è stato il fondamento degli sviluppi degli anni 70, dei giovani che hanno studiato lì. Io ricordo quando arrivò Adriano Giannola, credo che fossi nella commissione che lo accolse, io di essere andato da Rossitore e dire: ma quest'anno ci sono della gente molto brava. Mi ricordo, uno eri tu e l'altro mi pare si chiamasse Fanfani. Ecco, questo è, quindi direi,
un'economia moderna, perché è un'economia di keynesiana, molto avversa al mercato, diciamo così, molto però convinta che l'Italia avesse bisogno di una propria visione economica che potesse affrontare i problemi del dualismo. Il fallimento di tutto questo è sotto gli occhi, naturalmente, è inutile che parliamo, non possiamo spostare. Credo che questo è quello che io posso dire, mi ricordo. Sono stati anni, naturalmente gli anni giovanili appaiono sempre bellissimi, naturalmente, quando li si guarda, ma credo che fossero obiettivamente bellissimi, cioè credo che fossero anni in cui c'era una grande, c'era anche da parte di tutti noi, molti di noi poi si sono occupati di politica, quindi c'era l'idea che si potesse fare molto per il paese, o attraverso l'università e l'insegnamento, o attraverso la politica. Non ci siamo riusciti, perché se no non parleremmo ancora oggi dei problemi del Mezzogiorno in una condizione molto più degradata. Ma certamente Augusto Graziani merita un posto, diceva giustamente Barucci, merita un posto nella storia del pensiero economico del nostro paese, forse nella storia del pensiero economico contemporaneo, ma anche nella politica e politica economica del nostro paese. Grazie. Che mi colpì lasciando un graffio nella testa, e ricordo uno scritto di Graziani che ho capito ora, allora va bene, ricordo uno scritto di Graziani che mi colpì come un, avrebbe detto Salvemini, un graffio in testa, come disse Salvemini quando arrivò a Firenze nel 20. Lo scritto che si chiamava più o meno Un obiettivo tre cannoni. Quello è un'altra cosa, sì. Questo è un altro commento, è il successivo commento alla Banca d'Italia. Tre obiettivi, sì, e tre cannoni. Sì, il primo le uno è il cannone, l'altro tre. Questo è uno scritto che discutemmo a Firenze con Giacomo Pecattini, lungamente, un bellissimo scritto, non formalizzato, ma formalizzato intellettualmente. Era un teorema. Mi colpì radicalmente, io lo seguì anche nel travaglio di Graziani, si capiva che Graziani andava a rompere con Nord e Sud, non era più consentaneo, non era più consentaneo con Chicchino Compagna, di cui restò sempre amico però. E quindi ha ragione, fu un covo quello di pensatori italiani nel campo economico rilevante. Io, se ben ricordo, qui la famiglia però può ricordarselo, Graziani è l'unico italiano che fu nel comitato scientifico del Journal of Economic Literature. Lui comparve. E dopodiché non è comparso più nessuno, un segnale che la strada, che la via ha preso tante altre strade, naturalmente, non nulla di importante. Vabbè, detto questo, scusate di questo piccolo passaggio, a chi tocca ora? Ora c'è Antonio. Allora, innanzitutto, è stato certamente un personaggio nascosto, perché non ha mai amato chi? Antonio andare in televisione, mai amato apparire, ma che è stato un costruttore di idee per la politica economica italiana per molti anni. Sì. Giuliano Amato, quel sottile, diceva l'unico vero ministro ombra della Repubblica. Scherzava sempre Giuliano. Scusate. Io sono convinto che non è vero niente. Il programma di Amato, però, che, con cui fai il governo nell'82, l'avessi scritto in parte anche te. No. Scusatemi, io vorrei evitare ricordi personali, perché in tanti decenni di comunanza
con Augusto Graziani, sia nel CNR, in gruppo CNR, sia nell'Università di Napoli e Roma, se ne affollano tanti che praticamente uscirei fuori dal tema che mi è stato affidato in questo incontro nel ricordo di Augusto Graziani, e che è quello di parlare di Augusto Graziani, coordinatore del gruppo CNR dei cosiddetti giovani economisti, che si riuniva periodicamente a Roma. Cercherò di limitarmi a questo e mi scuso se, per evitare appunto di divagare con ricordi personali, cercherò soltanto, per quanto me lo consente la vista, di leggere alcuni appunti che ho provato a stendere. E prima vorrei raccontare un po' le origini e il funzionamento del gruppo CNR e poi fermarmi in particolare su un incontro, quello sulla politica economica a breve termine, che diede luogo poi ad una serie di ricerche sulla politica economica sia di bilancio, sia monetaria, sia valutaria, che si svilupparono in seguito a quell'incontro. Quindi, prima dare soltanto alcune informazioni sul gruppo CNR. Intanto bisogna ricordare che fino al 1962 il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che era stato fondato poco più di 100 anni fa, nel 1923, riguardava soltanto le scienze fisiche sperimentali. Nel 1962, quando le competenze del CNR furono estese anche al campo delle discipline sociali, un gruppo di economisti, che inizialmente era costituito soltanto da tre, cioè i professori Cosciani, Steve e Silos Labini, poi divennero 15 nel corso del 1962-63, finché nel 64, quando fu costituito, erano 15, diventarono 26 negli anni successivi e poi raggiunsero il numero di 36 nel 1977 fino al 1982, quando di fatto il gruppo si sciolse, cioè continuò in un'altra forma la propria attività. Questo gruppo iniziale che proposero di costituire appunto un gruppo per le discipline economiche, denominato Gruppo per lo studio dei problemi economici della distribuzione, del progresso tecnico e dello sviluppo. La proposta, formulata nel 1962, venne approvata nel 1964 sulla base di una documentazione che intanto era stata raccolta da questo gruppo iniziale di 15 economisti presso i vari colleghi delle varie università. Un resoconto dettagliato di tale attività svolta dal gruppo dal 1964 al 1982 è fornito nell'ampia relazione generale redatta da Paolo Silos Labini e pubblicata nel 1984, contenente un'ampia documentazione su un processo di costituzione e sulle principali motivazioni che lo originarono, sulle modalità organizzative, che sono abbastanza interessanti, e sullo svolgimento in varie forme della sua attività, sui risultati delle ricerche svolte dai partecipanti ed esposti questi risultati in 219 lavori che furono presentati, discussi e in larga parte pubblicati in varie forme e in varie sedi dagli autori. La relazione generale di Silos Labini è accompagnata da due relazioni. Una relazione di Pierangelo Galignani su alcune questioni controverse circa la critica della teoria della distribuzione dominante e lo sviluppo di una teoria alternativa. Questo anche perché appunto la pubblicazione di Produzione di merci a mezzo di merci di Piero Sraffa nel 1967 aveva dato luogo ad una particolare, diciamo, eccitazione in materia di ricerca teorica da parte degli economisti italiani in particolare, ma anche da parte di altri economisti, e quindi
e Pierangelo Garegnani insieme a Luigi Passinetti ad altri era tra gli autori che più partecipavano a questo dibattito. E quindi la relazione di Garegnani tratta prevalentemente degli aspetti, diciamo, teorici della critica cosiddetta scientifica, la teoria neoclassica dominante, allora la teoria neoclassica della distribuzione allora dominante, e accompagnata da una relazione sull'attività nel campo dell'economia applicata di Augusto Graziani, e sulla quale soltanto mi soffermerò in questa sede, dopo aver ricordato brevemente un giudizio di Luigi Spaventa su un contributo in generale dato da un gruppo alla formazione degli economisti italiani. Secondo Spaventa, il contributo principale del gruppo alla formazione degli economisti italiani consistette nel provvedere una infrastruttura di dialogo e di dibattito, e io aggiungerei anche di finanziamento, per motivi che poi dirò, che allora mancava fra ricercatori di diversa età, di diversa posizione e provenienza accademica e di scuole diverse. Tale infrastruttura fu essenziale, secondo Spaventa, a cercare di superare alcune caratteristiche dell'ambiente in cui ebbe origine il gruppo negli anni 60, e che conviene tenere presenti per capire l'influenza che ha avuto il gruppo, i componenti del gruppo, in particolare ovviamente i coordinatori dell'attività del gruppo, nel modificare alcune di queste caratteristiche. Le caratteristiche, per esempio, dell'ambiente accademico, in cui, secondo Spaventa, le divisioni e le distinzioni erano di potere più che di dottrina. Il referente di un giovane studioso era quasi sempre solo il maestro, tra virgolette, e i contatti con centri di studio e di ricerca stranieri erano limitati e ostacolati sia da fattori di natura finanziaria, perché eccetto alcune borse di studio, a cominciare da quelle della Banca d'Italia, Springer e tante altre, che alcuni di noi avevano già utilizzato, diciamo, in quel periodo, e c'era molto poca possibilità di trasferirsi e di proseguire gli studi all'estero da parte dei neolaureati, ed ostacolati quindi da fattori di natura finanziaria e di collegamento e collaborazione con molte istituzioni italiane, soprattutto quelle universitarie. Ed erano anche le caratteristiche dell'ambiente scientifico, dove su un versante teorico, caratterizzato dalla straordinaria influenza, appunto, che l'opera di Piero Sraffa aveva esercitato su una legione di economisti italiani, soprattutto i più giovani allora, si sviluppò una critica scientifica ai fondamenti della teoria dominante, in particolare la teoria neoclassica della distribuzione, cui si affiancò, in particolare nell'ambito del gruppo, in parte cercò qualche, diciamo, modo di congiungersi all'analisi, diciamo, di derivazione sraffiana, un interesse molto più esteso di quello tradizionale di Keynes e della teoria generale, da un lato, e dall'altro dell'economia dello sviluppo, diciamo che allora era detto lo sviluppo dei paesi cosiddetti arretrati, quindi gli UIS e tutto il resto, insomma tutti i problemi dello sviluppo dualistico guidato dall'esportazione e così via, con particolare riferimento ai problemi del dualismo dell'economia italiana, come già accennato Giorgio Lomalfa. La valutazione di Spaventa sui risultati, almeno per quanto riguarda le analisi di economia applicata e dibattiti di politica economica svolti nel gruppo, è che pur riguardando spesso problemi di moda, come li riferisce, quali allora la politica dei redditi, qui sono presenti alcuni dei partecipanti, o il controllo della congiuntura, fu meritorio, contribuì, fu meritorio l'azione e l'attività del gruppo per restituire a una discussione della professione questioni che erano bandite dalle aule universitarie, venivano spesso trattate
con l'approssimazione di una saggezza convenzionale non scevra da pregiudizi ideologici. Più in generale, merito del gruppo fu di far sì che colleghi che avevano poche occasioni di parlarsi cominciarono a incontrarsi regolarmente, trovarono opportunità e incentivo a confrontare le proprie idee, a sottoporle al vaglio di un dibattito libero e spregiudicato. E qui Augusto Graziani, devo dire, fu maestro, e tornerò su questo punto. Un dibattito estraneo nei contenuti e nei modi della tradizione accademica prevalente. Per i giovani, che lontani dalla cattedra facevano ancora gavetta, la possibilità di ottenere qualche finanziamento fu un vantaggio importante, ma non il più importante. Associate all'attività del gruppo, essi ebbero modo di comprendere quanto fosse grande il mondo al di fuori delle mura dei loro istituti universitari, esponendosi al salutare vento della critica di studiosi più anziani e di colleghi estranei al loro habitat, ed esercitando essi stessi quella critica, non solo furono resi più uguali, ma rimpararono ad essere più liberi. A questo contribuì molto, particolarmente, Augusto Graziani, e voglio ricordarlo soprattutto per questo. Adesso entriamo sugli aspetti più strettamente tecnico-economici, però mi interessava riportare questo giudizio perché uno dei compiti essenziali che, per esempio, Augusto Graziani indica nella sua relazione fu quello dell'insegnamento, come insegnamento alla ricerca, non insegnamento di una dottrina, ma insegnamento di una valutazione critica e di un interesse per i fatti, per l'andamento dell'economia in cui si vive, oltre che nell'analisi teorica fine a se stessa, ma lo vedremo meglio. Nella sua relazione sull'attività svolta dal gruppo nel campo dell'economia applicata, Graziani inizia nel ricordare alcuni criteri di carattere generale che ne ispirarono l'azione, e di cui il primo fu quello di rivalutare nel mondo accademico italiano gli studi di economia applicata, fino ad allora considerati appartenere, spesso giustificatamente, come ricorda lo stesso Graziani, più al campo della descrizione che non a quello dell'analisi. Perciò il gruppo si propose di stimolare con l'incoraggiamento e con l'esempio, tutti e due punti fondamentali nell'azione di Augusto, un insieme di studi di carattere applicativo di alto livello, così da mostrare come l'analisi dei fatti potesse contribuire al progresso della conoscenza non meno dell'analisi di carattere teorico astratto. Di ciò se ne sarebbero giovate le ricerche di economia teorica, le stesse ricerche di economia teorica, per la loro rilevanza diretta o indiretta per un qualsiasi problema storico-sociale che però fosse chiaramente individuato. E in conclusione Graziani in questa relazione afferma che teoria sì, e anche a livelli di astrazione elevati, ma giochi di parole o di formule fatti per il solo gusto di produrre acrobazie formali o di sfoggiare una preparazione analitica superiore, questi assolutamente no, punto. Ciò portò in gruppo ad essere sempre attento ai problemi economici che la storia di quegli anni andava presentando in Italia, come in altri paesi. Forse Spaventa avrebbe detto problemi di moda, ma che, come vedremo, molti sono ancora di drammatica attualità, come quelli della gestione della politica di breve termine o dell'impiego delle politiche di bilancio ai fini sia della stabilizzazione economica sia della crescita economica.
e portò a concepire il proprio interesse nei due campi della teoria dell'analisi applicata come attività diverse ma convergenti e concomitanti. In questo appunto Augusto Graziani dava la prova sia con l'insegnamento che con l'esempio. Un altro aspetto che caratterizzò l'attività del gruppo ricordato da Graziani consistette nell'attenzione particolare che il gruppo accordò al lavoro degli studiosi più giovani, favorendo il loro inserimento nelle migliori scuole internazionali e al loro ritorno in Italia il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Questa fu un'azione che impegnò il gruppo stesso in un'azione di lobbying presso il Ministero della Pubblica Istruzione per arrivare ad avere il riconoscimento dei titoli conseguiti presso le maggiori università straniere anche ai fini del, diciamo, il riconoscimento ai fini della carriera accademica anche in Italia, e titoli conseguiti all'estero. E soprattutto stimolando il dibattito pubblico intorno ai loro lavori nell'ambito di un ampio spettro di partecipazioni e di orientamenti, senza che nessuna linea di ricerca fosse oggetto di particolare incoraggiamento né che alcuna fosse osteggiata all'interno del gruppo. E a questa grande libertà e varietà di impostazioni della ricerca, devo dire, Augusto Graziani si attenne sempre nel selezionare il finanziamento per lo svolgimento delle ricerche e in portare in discussione le ricerche che venivano fatte, purché fossero fatte seriamente, in qualsiasi modo venivano portate nell'ambito della discussione, nell'ambito del gruppo o dei sottogruppi in cui era diviso in gruppo. Questa varietà di orientamenti, sia nell'impostazione teorica che nei metodi di analisi quantitativa, si ritrova nelle numerose ricerche raggruppate da Graziani in alcuni temi principali che costituirono l'attività del gruppo, in cui lui ha raggruppato le attività, le varie ricerche fatte nel gruppo. Allora, il primo di questi temi, insomma, riguarda la costruzione di modelli econometrici dell'economia italiana. Lì, da un lato, il gruppo di Andreatta, diciamo, connesso a un progetto Link internazionale, diciamo Klein, così via, quindi incentrato sulla Università di Bologna, curato da, in particolare da Beniamino Andreatta, ma anche a Carlo Dadda, insomma, che partecipava spesso alle nostre riunioni, e nelle varie versioni. Dall'altro, il modello econometrico economia italiana di Paolo Silos Labini, che poi è stato in parte abbandonato, che era basato, diretto, quello di Beniamino Andreatta era prevalentemente diretto a esaminare misure di politica economica, diciamo un modello macro, quindi interventi di politica economica dirette a realizzare gli obiettivi che ci previgeva, livello di occupazione, la stabilità dei prezzi, il tasso di crescita, l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, tutti i vari, diciamo, obiettivi che ci si poteva proporre. Quello di Silos invece era diretto prevalentemente a valutare la distribuzione del reddito o la possibilità di modificare la distribuzione del reddito, non solo quella funzionale, ma in qualche misura anche la distribuzione settoriale e personale. E anche lì furono varie versioni, così via. In parte collegato, ma al di fuori di questo, diciamo, di questi che furono i due principali settori di costruzione di modelli econometrici in varie versioni, il modellaccio di Ancona, diciamo, di Giorgio Fa, che aveva pure le sue caratteristiche. Questo quindi è il primo gruppo, modelli econometrici dell'economia italiana. Secondo gruppo di temi, i problemi dello sviluppo industriale italiano, che erano i problemi allora da un lato della grande industria e del suo finanziamento, diciamo, degli intrecci tra le varie industrie, quindi gli studi particolari dati all'Università di Torino intorno a Filippi e Zanetti in particolare, ma anche tutti i problemi allora
avveniva molto importante, il cosiddetto decentramento produttivo, che avveniva non soltanto in Piemonte, ma anche in decentramento, che non era un decentramento, un sorgere spontaneo di piccole e medie imprese nell'Italia, diciamo, nord-orientale e centrale, in cui c'erano posizioni molto differenziate tra il sindacato, Confindustria, gli stessi economisti, insomma, la crescita dal basso, i distretti industriali, tra parecchi temi molto, molto interessanti. Anche questo secondo gruppo diede luogo a una serie di incontri e di ricerche particolarmente interessanti. Un terzo gruppo che ricorda Graziani guardava il mercato del lavoro e si è esaminato qui sotto molteplici aspetti, sia da un punto di vista generale dell'occupazione a livello macro, sia a livello micro. Cominciarono anche indagini sul lavoro sommerso, sulla flessibilità, sulle politiche salariali e così via. I rapporti tra politica salariale e competitività dell'economia italiana a livello internazionale, stabilità monetaria e così via, fino a dibattiti appunto sulla politica dei redditi. Giorgio Lamalfa fu uno dei partecipanti molto attivi su questo ultimo gruppo di temi. Altro quarto gruppo, il problema della programmazione economica. Beh, è chiaro, a metà degli anni 60 eravamo tutti impegnati programmazione economica, a parte a discutere programmazione economica indicativa, non indicativa e così via. Insomma, è il problema di vedere se si poteva immaginare dei programmi di medio periodo, insomma, partendo dai piani del lavoro dell'immediato dopoguerra fino ad una programmazione un po' più completa e dettagliata. E quello che osserva proprio in materia di tecniche di programmazione economica e di procedure ad essa connesse, Graziani dice: in gruppo considero con molta circospezione. Perché con molta circospezione? Non perché non volesse immaginare una politica di programmazione. Convinto che, dato lo stato di sviluppo raggiunto, economico raggiunto dal Paese, sarebbe stato certo possibile anche per la società italiana compiere un passo decisivo per realizzare equilibri sociali più avanzati e anche per affrontare gli squilibri che erano stati messi in luce, per esempio, nel 1962 con la nota aggiuntiva della Malfa. Però, dice lui, al tempo stesso vi era una consapevolezza altrettanto diffusa che uno sforzo simile avrebbe richiesto non soltanto un'elaborazione tecnica che poteva essere fornita dall'economista, un'elaborazione tecnica rigorosa e approfondita, ma anche una questione politica assai difficile da realizzare. E passo quindi al tema successivo, che era la politica economica a breve termine, in un periodo particolarmente delicato, diciamo, dell'economia italiana, che era il primo grossa interruzione del cosiddetto miracolo economico 63-64, lo squilibrio dei conti con l'estero, l'inflazione, vabbè, aumenti salariali, aumento dei prezzi, squilibrio con l'estero, problema delle riserve valutarie o del cambio della valuta, diciamo, tasso di cambio, intervento della Banca Centrale con un forte aumento della politica monetaria molto restrittiva, che ovviamente riuscì a riequilibrare la bilancia dei pagamenti, anche a ridurre l'inflazione, però a costo di un aumento della disoccupazione, un calo degli investimenti, che era quindi una prima interruzione molto forte. E comunque su questo magari tornerò più avanti. Ancora l'ultimo gruppo di analisi, ricordate da Graziani, l'analisi dell'evoluzione della struttura economica italiana.
questa analisi si concentrò in larga misura per lungo tempo sul gruppo di Ancona, cosiddetto, diciamo, Foix, compagni, il gruppo di Ancona, che procedette intanto ad una prima revisione di serie di dati sulle principali variabili dello sviluppo economico italiano, sia le variabili economiche, sia le variabili di finanza pubblica, di finanza privata, dall'unità ad oggi. Quindi fu un lavoro fino alla misura del capitale, Ornello Vitali, altri statistici e così via. Quindi un lavoro che dette luogo poi ai 3 volumi pubblicati da Foix, ad altri 6 volumi pubblicati nei vari settori. Tutto questo avvenne nell'ambito del gruppo, quindi fu un processo molto lungo, inizialmente, ripeto, di ricorruzione di serie storiche, ma poi anche esteso ad una qualche interpretazione dell'ipotesi interpretativa dello sviluppo economico italiano nelle varie fasi e anche nei vari cicli, diciamo, nei vari periodi e sottoperiodi. E però accanto a questo, è proprio nell'ambito di questa tematica, e qui mi preme sottolineare un aspetto della modestia di Augusto Graziani, perché lo ricorda per ultimo, ma non è l'ultimo come importanza, insomma, last but not least in questo caso proprio bene, perché Graziani ricorda proprio alla fine della sua relazione, alla fine, ricorda che sempre sui temi dell'evoluzione strutturale dell'economia italiana, che è l'ultimo, una diversa serie di lavori venne coordinata dal sottoscritto, da lui stesso. In questi lavori lo sviluppo economico italiano veniva visto come dominato in misura eminente dai condizionamenti internazionali e quindi, in ultima analisi, dalla decisione fondamentale di orientare lo sviluppo dell'economia italiana come sviluppo dell'economia aperta e quindi con le conseguenze sul dualismo, sull'approfondimento, comunque su una diversa caratterizzazione del dualismo economico italiano che deriva da questa scelta che fu fatta allora. Si inseriscono in questo quadro i lavori già ricordati di Vinci sul mercato del lavoro, il volume di Del Monte e Giannola sul Mezzogiorno, nonché i lavori presentati al convegno sulla situazione industriale degli anni 70. Anche questo mi sembra, ho voluto citare appunto alla fine perché riguarda questa modestia molto dignitosa di Augusto Graziani come coordinatore del gruppo. Cinque minuti? Sì, avanti. Sì o no? Vai avanti. No. E questa appunto è una sommaria ricostruzione, diciamo, dell'attività coordinata da Augusto Graziani, in parte da lui stesso rendicontata, per così dire, e quindi, diciamo, potete avere un'idea dell'ampiezza dei temi trattati, ripeto, più di 200 lavori discussi. A questo gruppo, di cui buona metà, più della metà di economia applicata, con grandi varietà, anche per esempio sul primo gruppo, lo sviluppo dell'economia applicata, 2 o 3 sottogruppi furono sui metodi quantitativi di analisi quantitativa dei dati, quindi sui metodi econometrici. Molti di noi erano, io personalmente sono rimasto ancora, assoluti ignoranti e quindi, diciamo, molto diversi e che richiedevano molto impegno e che appunto Augusto svolse con le caratteristiche che ho cercato di ricordare, che secondo me sono molto importanti. Però dopo questa panoramica, diciamo, generale sulla formazione e l'attività del gruppo, le caratteristiche dell'azione di Augusto come coordinatore in materia, in campo in particolare dell'economia applicata, per la quale ovviamente mi sono basato prevalentemente sulla relazione da lui stesso presentata, vorrei soffermarmi brevemente
sull'incontro dedicato alla politica economica a breve termine in Italia, dal quale appunto vennero fuori poi sia in volume sul controllo dell'economia in breve periodo che ha ricordato Giorgio Conizzo, che partecipò a questo convegno con una dettagliatissima analisi sulla politica monetaria, che può essere fatta in 10.000 modi perché dispongono di tanti strumenti i banchieri centrali, insomma. E qui l'altro che partecipò sulla politica monetaria era Rainer Masera, anche lui già lavorava in Banca d'Italia. La caratteristica di Lucio Itto è quella di fare delle tabelle di almeno un metro di estensione di 20 colonne, che andava contro tutti i principi, per esempio, di Fouat, nella tabella 6x7 per essere leggibile e comprensibile. E quindi fumo sommersi da... perché è importante, vorrei citare alcune considerazioni di Augusto Graziani su un problema dell'importanza della politica, di una politica a breve termine, cioè di una politica che sia diretta alla stabilizzazione della crescita economica e dell'occupazione in una situazione di relativa stabilità dei prezzi, di un equilibrio sostanziale della bilancia dei pagamenti e che assicuri un certo volume di investimenti sufficiente ad garantire la crescita economica in futuro. Ecco. Tradotto oggi è dire quanto la riforma, ponetela così, oggi la riforma del patto di stabilità quanto ci garantisce la possibilità, e quindi la, l'incontro fu basato su in che misura possiamo usare gli strumenti della politica monetaria, valutaria, della politica di bilancio per realizzare questo obiettivo, cioè una politica economica, misure di politica economica a breve termine che possano garantire la stabilizzazione a un livello di occupazione elevata, se non piena, di un tasso di investimento e di crescita elevato comunque, e di relativa stabilità dei prezzi, ripeto, di non squilibri gravi nella bilancia dei pagamenti. Allora, e questo nasceva perché, vi ho detto, dopo la cosiddetta crisi, allora si inventò questo termine, la congiuntura, no? La congiuntura significava appunto la crisi che venne dopo il 62, 63, 64. Non discutiamo adesso le cause di questo, però fu la grossa prima frenata della crescita economica del secondo dopoguerra, perché fu dovuta ad una politica monetaria fortemente restrittiva di fronte ad uno squilibrio di bilancia dei pagamenti che appunto comprometteva in misura rilevante la stabilità del cambio, e che però era dovuto in larga misura ai movimenti di capitale, non a quelli ufficiali, diciamo alle fughe di capitale che pure c'erano. E allora la riunione nasce perché la crisi del 63-64, parere di Augusto Graziani, non è semplicemente un'ondata di depressione come quelle del 54 e del 58, essa è la manifestazione di un punto di svolta al quale l'economia del paese è giunta. Il risultato del modo in cui la politica economica ha affrontato questo punto di svolta con strumenti che frenavano l'aumento dei prezzi e il deterioramento dei conti con l'estero, ma sacrificando gli obiettivi di occupazione e di crescita.
La questione è se poteva fare diversamente, non si poteva fare diversamente. Allora, la discussione, diciamo, almeno nell'ambito di questo, sì, per riassumere al massimo, diciamo, si concentrò, trattò tanti argomenti, diciamo, ovviamente, il dibattito che si ebbe lì durò un'intera giornata, 60 persone, più di 60 persone intorno, diciamo, un'età CNR qui a Roma, per l'intera giornata, essendo una brevissima interruzione, settero a discutere di questo. Allora si concentrò principalmente, secondo appunto sempre Graziani, che appunto ne parla anche nel suo volume, su due aspetti della situazione italiana al momento presente, ma che rimangono ancora oggi cruciali, a mio parere. Il problema dei movimenti di capitali e dei modi per portare tali movimenti sotto controllo, diceva Graziani, e non farsene pienamente condizionare nel perseguire i propri obiettivi di crescita e occupazione, le condizioni per una rivalutazione degli strumenti fiscali, cioè degli strumenti di bilancio, sia le entrate e le spese pubbliche, come regolatori della domanda globale, attraverso anche la manovra degli investimenti pubblici. Beh, tutto fu destinato a questa la discussione. Una sintesi estrema e fu intanto quella di come evitare il fuga ai movimenti dei capitali. Allora, il problema fu come ravvicinare i rendimenti dei capitali all'interno e all'estero mediante misure sia di natura economica, cioè indirette, sia di natura amministrativa dirette. Perché allora si pensava anche alla possibilità di far questo. Allora, potrebbe essere aumentando i tassi di interesse all'interno, ma non attraverso una riduzione nell'offerta di moneta, liquidità di banche e imprese, ma attraverso un aumento della domanda di moneta, esempio con la manovra della spesa pubblica. Bisognerebbe entrare un po' a discutere questo aspetto, però. Oppure, introducendo questa proposta, al solito aveva una grande fantasia Nino Andreatta, introducendo appunto il doppio regime dei cambi, no? Quindi con la lira commerciale, la lira finanziaria, e poi vedendo come evitare i passaggi dall'una all'altra e così via, però insomma, cioè, oppure introducendo appunto il doppio regime dei cambi, oppure con controlli amministrativi. Allora, l'equilibrio esterno allora fu perseguito appunto con una compressione indiscriminata della domanda, dell'investimento e dell'occupazione, insomma. Se posso consentire di richiamare qui un'osservazione critica che poi in parte
ha ridimensionato Augusto Graziani, insomma, riguarda allora, insomma, il problema di queste fughe di capitale, diciamo, insomma, questo frammento. Allora, le fughe di capitale erano già iniziate nel 1962, erano proseguite negli anni successivi. E però, secondo Graziani, sostenere che la bilancia propriamente era passiva e tale passivo giustificava una politica di restrizione della produzione interna era doppiamente, lo dice, in malafede, non corretto. In primo luogo perché, seguendo questa strada, si comprimeva la produzione interna e si creava disoccupazione soltanto per compensare le fughe di capitali, il che significava lasciare i lavoratori disoccupati per consentire ai finanzieri di portare il loro capitale al riparo dal fisco. In secondo luogo, perché le fughe di capitali avvenivano, come abbiamo detto, attraverso le banche. La Banca d'Italia avrebbe fatto meglio a esercitare più seriamente le proprie funzioni di controllo sull'intero sistema bancario, invece di lamentarsi, accusare gli speculatori, ma nella sostanza chiudere un occhio e permettere che le fughe di banconote continuassero. Quindi vuol dire che ci vuole un certo equilibrio. E c'era la spinta da parte appunto di alcuni di noi di diciamo di ritenere che, insomma, le fughe andavano contrastate. Il problema era quanto si poteva in realtà riuscire a contrastarle senza introdurre aspetti estremamente coercitivi. Proprio in quel periodo, insomma, secondo me si trattava di vedere se tassare anche i redditi da capitale o anche gli interessi su un debito pubblico ed altro, e avendo scritto anche io una noterella sull'Espresso su questa possibilità di dire, ma perché, insomma, e sentiamo, e fu richiamato in Banca d'Italia, ma da Federico Caffè. Cioè, Federico Caffè, che si fu accosciato, dice: no, ma perdona, chi scrive queste cose? Queste provocano una fuga di capitali molto maggiore, anziché frenare la fuga di capitali. E quindi fu invitato, il ministro del Caffè vorrebbe vederla in via Nazionale, da trovare Federico Caffè. E Federico Caffè mi dice: cioè, sì, cioè, tu hai ragione, però il problema è quello che in questo momento cerchiamo in tutti i modi di contrastare le fughe di capitali, però non possiamo impedire che le banconote, che in qualche modo ci vengono riconsegnate da banche straniere, non vengono riconvertite nella valuta che richiede la banca centrale di un altro paese che le trasmette. E quindi, certo, si tratta di dire questo, però al momento la situazione è questa, per cui, e quindi bisogna tener conto anche di questa situazione, insomma. Però appunto l'osservazione allora che facevamo, dico, insomma, anch'io appunto provo a farla in replica, però era un'osservazione che praticamente rendeva molto difficile non subire una politica restrittiva soltanto dovuta non a un eccesso di domanda, ma soltanto a fughe di capitali, insomma. Vabbè, questo è un altro. E quindi, diciamo, questo è un primo aspetto. Un altro aspetto sul quale avevamo molta discussione riguardava il problema finisco allora,
riguardava un problema, diciamo, riguardava un problema degli investimenti pubblici. E se gli investimenti pubblici dovessero servire soltanto per la fornitura di beni o servizi pubblici, o ci dovesse essere anche un investimento da parte del settore pubblico nei settori produttivi privati, soprattutto nei settori produttivi, diciamo, privati, in cui erano richieste grosse somme di investimento a lento recupero, diciamo, di lunga durata, recupero, cioè investimenti. E quindi, diciamo, di interventi, di investimenti, diciamo, produttivi. Forse Graziani era quello ovviamente di accrescere la quota di investimenti pubblici anche nel settore della produzione, chiamiamola privata, di beni non pubblici, e soprattutto nei settori ad alta intensità di capitale. Ecco, anche perché diciamo, questi erano gli investimenti che servivano anche attraverso tutto l'effetto dell'indotto e così via ad assicurare lo sviluppo nelle aree, diciamo, allora più arretrate, meno sviluppate del paese. Quindi questi erano investimenti che probabilmente i privati non avrebbero fatto senza degli incentivi molto rilevanti, ma sui quali poi avrebbero ottenuto dei profitti soltanto come privati, non sarebbero andati, diciamo, a favore dell'intera collettività. Comunque, un dibattito molto acceso, anche su questo c'è tutta una serie di elementi che avrei voluto riportare. L'ultimo punto, però, posso solo accennarlo, è il problema tra, diciamo, gli interventi di natura ciclica e quelli di natura strutturale, cioè quelli per la congiuntura e quelli per lo sviluppo. La tesi di Graziani, che cercò di portare avanti, ma che in parte era condivisa, era quella che se dovessero avere interventi per la congiuntura, che se gli interventi per la congiuntura erano fatti in maniera ad assicurare un livello elevato di occupazione delle risorse e erano fatte con adeguata intensità di capitale, chiamiamola con un termine che non sarebbe stato condiviso da Augusto perché insomma più di carattere marginalistico o tradizionale, questi, diciamo, sarebbero stati importanti e non bisognava trascurare, appunto, o sacrificare gli obiettivi di crescita di lungo termine per la stabilità di breve periodo. E questo è un aspetto estremamente importante che viene molto discusso, ma che secondo me nelle analisi di Augusto sono particolarmente interessanti. Adesso non posso entrare qui nel dettaglio un po' tutto. E comunque, insomma, una politica di stabilizzazione ispirata soltanto al criterio di ridurre nel medio termine lo stock di debito pubblico probabilmente, ecco, non quadrerebbe pienamente con questo, non quadrerebbe se non sotto certe condizioni che andrebbero comunque poi rispettate in altro modo, ma comunque un discorso un po' troppo lungo e complicato. Comunque per iscritto poi magari potrà venire fuori, secondo me viene fuori abbastanza bene dal tentativo appunto di Augusto Graziani, le critiche che lui fa sulla politica, diciamo, della congiuntura a breve termine, anche in quel volumetto che pubblicò gli atti di allora della
che si svolsero presso il CNR, nel convegno presso il CNR, che non è possibile separare una politica di crescita, diciamo, economica a medio e lungo termine da una politica di stabilizzazione a medio termine che non porti a sacrificare, come ha portato, basta vedere gli ultimi anni anche in Italia, la spesa per investimenti pubblici. Poi certo, se facciamo investimenti pubblici inutili non serve a niente, anzi è uno spreco, però se facciamo investimenti pubblici utili in istruzione, sanità e tante altre cose, diciamo trasporti e così via, certamente questo è essenziale per evitare poi di dover avere delle fasi cicliche con interventi che danneggiano anche lo sviluppo a medio e lungo termine. Questo era nelle intenzioni e spiegazioni di Graziani, collegato anche al problema del dualismo, sul quale appunto non entro qui, ma che è collegato certamente a questa visione di mantenere un livello di attività economica elevato, soprattutto attraverso la spesa per investimenti per il medio e lungo periodo. Mi scuso per la lunghezza e anche un po' per l'affastellamento di varie cose, ma insomma mi rendo conto che Augusto meriterebbe molto di più, ma comunque questa è quella cosa che ho detto. Grazie tanto Antonio per questa tua bella presentazione dei temi che hanno, ti hanno travagliato e ci hanno travagliato per almeno 30 anni. Sentendoti parlare mi è venuta in mente un'immagine. Noi tutti siamo vedovi di una stagione di illusioni. Illusioni. Noi tutti siamo vedovi di una stagione di illusioni. Anzi, la nostra vita è stata una paretra di illusioni. Però un'Italia moderna l'abbiamo costruita, abbiamo contribuito a costruirla nel dissenso, nei dissensi, nella trascuratezza di alcune voci, di altre. L'abbiamo costruita, l'abbiamo. Oggi la stiamo costruendo o distruendo? Questo è il tema, una faretra successiva che ci preoccupa. Grazie per questa tua illustrazione, per questa tua anzicarellata sugli anni 70. Mi viene in mente un libro che sponsorizzò la Banca d'Italia su quei difficili anni 70. Non sapeva gli anni 80 e 90? No, 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 per la Banca d'Italia erano gli anni cruciali, gli anni 70. Gli anni c'era veramente il momento cruciale, era il tema dell'esportazione di capitali, diventa allora drammaticamente cruciale. E quindi vabbè, rinviando a qualche decina di anni successivi, ma naturalmente altri saranno altri gli astanti, i presenti, coloro che parleranno, questa discussione su questi temi, passiamo a un altro tema che è quello molto più tranquillizzante di Quadro Curzio, che è un contributo orale, mi risulta essere. No, cioè rimane orale nel senso che Quadrio Alberto mi ha chiesto di leggere, ecco, un suo. Legge, sì. Quindi io procedo perché poi abbiamo un collegamento con New York che è già in linea, quindi possiamo procedere con questo. E appunto, innanzitutto devo dire da parte di professor Alberto Quadrio Curzio che lui è molto dispiaciuto di non poter essere assolutamente, me l'aveva detto già fin dall'inizio quando io lo contattai. Come? Adesso? Ah no, no, io lo ecco, questo può benissimo slittare, va bene, allora... E questo, io aspettavo un ok, se sei in linea. Sta arrivando. Allora abbiamo un contributo da New York, perché lui mi aveva dato questa disponibilità per fare una testimonianza di Jan Kregel, che è noto, credo, a tutti noi, che è stato anche a lungo in Italia, insomma, ha frequentato molto l'Italia ed è
stato un grande, come dire, ha avuto sempre un grande dialogo con Augusto Graziani, sia per affinità o, diciamo, discussioni post-keynesiane, diciamo, nella dispersione delle linee del pensiero post-keynesiano, e in particolare, per quello che riguarda Augusto, un po' il dibattito sulla teoria del circuito, se volete, la teoria monetaria della produzione, che è stata nell'ultima fase di analisi di Graziani un elemento molto importante, che a mio avviso si ricollega con i discorsi che faceva prima anche Antonio Pedone, cioè al tema dello sviluppo, che Graziani ha sempre distinto, e anzi rifiutando il concetto di rilevanza della crescita e invece della rilevanza del concetto di sviluppo, due cose molto diverse, e che ovviamente nell'ambito keynesiano, che era più orientato ai teorie della crescita, piano piano sono, per così dire, hanno un diritto di cittadinanza. Forse più rilevante il tema dello sviluppo, del mantenimento delle condizioni dello sviluppo, e teoricamente anche della dignità di essere un tema analiticamente significativo rispetto a quello della crescita, che è un tema estremamente astratto e assolutamente non dinamico. Comunque, se siamo collegati, possiamo passare al professor Jan Kregel da New York, ci dirà lui esattamente la sua collocazione attuale, e benvenuto, e possiamo dare la parola al professor Jan Kregel. Grazie Adriano. E mi sente? Sì, sì. Perfetto. No, ringrazio soprattutto per l'invito, e anche a lei, anche a Riccardo Bellofiori, che è stato, diciamo, quello che ha arrangiato questo collegamento tecnico che possiamo sfruttare attraverso la, diciamo, l'area di trasmissione. Saluto anche agli altri nel panel, Giorgio e Pedone, che abbiamo conosciuto lì in passato. Inizio, diciamo, un po' diverso che ha fatto Pedone, inizio con una cosa più personale, perché sono sempre stato molto grato a Augusto, che considero come un amico molto, molto di grande pregio, del fatto che quando sono arrivato lì a Roma con un trasferimento che era più o meno permanente da lavorare nel centro studi del Confindustria, uno dei primi inviti, contatti che ho avuto era da Augusto di fare una visita e fare un seminario lì a Portici. E sono stato sempre impressionato di questo gruppo e il modo nel quale Augusto aveva creato quasi una sensazione di famiglia. Diciamo, tutti siamo stati lì, sono stati considerati, e devo dire, io sono arrivato a un'età che, non so, dico abbastanza giovane, questo in fine degli anni 70, e abbiamo avuto queste discussioni da, diciamo, evidentemente del seminario, poi passavamo con gli studenti dopo e facciamo discutere su tutte le ore e ore, e questo è sempre considerato come quasi, non so, quasi qualche cosa simile si sente di Plato, aveva questa la scuola dove si insegnava, e tutto questo. Augusto aveva creato questa idea della possibilità della gente di parlare tra di loro, discutere di tutti i problemi senza, non so, pregiudizio, senza difficoltà di essere imbarazzato, di mettere una posizione qua o là in questo senso. E come ho detto, è sempre stato impressionato. Grazie a cielo lui ha continuato ad invitare lì a Portici, poi dopo, quando faceva i seminari e le conferenze più grandi lì all'università a Napoli, Adriano sicuro ricordo di tutti quanti, che sapeva su
evidentemente sulle cose keynesiane e evidentemente sulle cose monetarie. E fino adesso, diciamo, abbiamo parlato tutti del problema del sviluppo dell'economia italiana, del dualismo e tutto il resto. Io invece sono arrivato lì con questa idea, diciamo, era più o meno l'anello fra questo senso keynesiano monetario degli Stati Uniti e quello di Cambridge, e allora le discussioni furono sempre su questioni di questo tipo. Devo dire, se c'è qualcuno che è stato responsabile dell'interesse che Augusto aveva su questo lato della teoria monetaria e evidentemente alla limite della teoria monetaria della produzione, probabilmente io sono colpevole, perché questo era diciamo, la goccia che è arrivato lì a Portici e ha iniziato a parlare di queste cose. È un po' strano che l'altro ieri stavo cercando nell'archivio digitale che tengo qua, e stavo cercando qualche cosa per un seminario che stava dicendo sullo sviluppo per le cose dell'Asia, e ho trovato un file che scrivo Graziani Book, e ho detto, ma guarda, questo mi capita proprio bene. Apre il file digitale, e che cosa c'era? C'è il testo del libro con il titolo Money and Income Distribution, che era, con una nota, la spiegazione che questo era, diciamo, faceva parte della prima scritta nella fine degli anni Ottanta che aveva Augusto su moneta e produzione. Ha fatto pubblicare un pamphlet nella serie di Londra, di Thames Economic Papers, e poi si è stato fatto come una teoria di lezione sulla teoria del circuito nelle lezioni di caffè all'Università di Roma. E questo guardava questo e ha detto, ma perché sta qua? Perché questo titolo? E adesso mi ricordava che mi è stato mandato non direttamente da Augusto, ma dal Cambridge University Press, perché era assessore del Press a questo momento, per un giudizio per la pubblicazione del libro in inglese, che è uscito, come sappiamo tutto, è uscito dopo come teoria monetaria della produzione. Ma ritornando della discussione di prima, è trovato molto interessante il fatto che il titolo a tal momento, e questo data mi pare 2002, era Money and Income Distribution. Diciamo, non era solamente questa cosa della teoria monetaria della produzione, c'era sempre dentro questa idea che stiamo studiando questo dell'atto della produzione piuttosto, della distribuzione piuttosto dell'atto dell'impatto della moneta sul comportamento dell'economia. In questo senso anche un piccolo ricordo di un incontro che abbiamo fatto a Bremen. Dopo di aver lasciato l'Italia mi sono trasferito in Olanda, a Groninga, e mi sono incontrato lì con Otto Steiger e Gunnar Heinsen, che sono stati anche loro implicati in questo studio del circuito e della teoria monetaria. Siamo stati lì per, se ricordo bene, era sulla giuria della difesa di tesi di Gunnar Heinsen a Bremen. E lì c'era Hajo Riza, che era, diciamo, il monetarista, il keynesiano, il moneta di Berlino, che era anche lui sul giuria. E abbiamo fatto questa, la difesa della tesi, poi siamo andati lì per mangiare, e non mi ricordo più, sono uscito dal ristorante qualche parte, visto sul muro un annuncio per gli immigranti italiani in Germania, gestito dal, non mi ricordo, del ministro dell'interno, non so chi, e chi parlava a questo seminario era Augusto Graziani,
E allora ha detto subito, ho guardato dove era la riunione, era nello stesso tempo, sono andato lì, ho preso a gusto e portato lì nel ristorante e così lui ha incontrato Heinzen, Gunnar Heinzen e Otto Steiger per la prima volta. E allora questo, diciamo, più o meno finisce questo circuito del circuito, perché Forno Loro faceva parte anche del sviluppo di questo filone, e l'altra parte alla fine è quello di Parghese, che era, diciamo, il gestore del gruppo francese. Dopo Augusto ha potuto partecipare direttamente. E allora così facciamo un piccolo circuito fra di noi, perché facciamo riunioni a Parigi, facciamo riunioni a Napoli, facciamo tutte queste cose. Ecco, lì si creava questo scambio di idee, dei sviluppi della teoria monetaria in questo senso. E questo, come dire, è diciamo, un ricordo molto, molto forte anche nella mia mente, perché ricordo bene che guardando questo annuncio ho detto: guarda, c'è Augusto qua a Brema, questo impossibile, e ce ne ho qua tutti e due, Heinzen e Steiger, nel stesso posto. E così dico, la cosa che è uscita di questo è il sviluppo di questa teoria, che può essere, diciamo, per qualcuno che conosceva il lavoro di Augusto nelle fine degli anni 70, completamente estranea delle sue interesse. Ma è tornato, come Adriano ha detto, era per me la cosa più importante e più forte negli ultimi, qua, diciamo, 20 anni della sua vita. E ricordo anche l'ultima volta che ho visto, era una riunione, una grande riunione, sul libro che ci è stato presentato a Augusto, sull'economia, la teoria della produzione monetaria, in questo senso. Poi, altrimenti, sono anche molto grato da lui perché, tornando a questa esperienza in Confindustria, quando siamo stati lì abbiamo fatto evidentemente cose che erano molto estranee al mio interesse, diciamo, la cosa sull'economia italiana e sulla politica monetaria e politica industriale. Questo era il tempo, diciamo, del punto lordo, dell'inflazione, degli anni di piombo e tutto lì. E abbiamo fatto questo, se ricordo bene, il primo o secondo rapporto sull'economia italiana della Confindustria, una spiegazione del sviluppo del dopoguerra che era centrato sulle ragioni di scambio. E questo, al momento, era qualcosa che è stato completamente scartato nelle spiegazioni del sviluppo del dopoguerra, e Augusto aveva fatto ripubblicare l'articolo che aveva scritto con i compagni lì a Centro Studi, Paolo Savona e Enzo Grilli, nella collezione dei scritti sull'economia italiana. Sono stato molto onorato di essere, diciamo, anche considerato qualcuno che aveva dato qualche contributo alla spiegazione del processo di sviluppo nell'economia italiana. E questo ricorda anche qualche cosa che si è detto prima, e lui aveva questa idea di fare delle ricerche non sull'ideologia, ma di fare delle ricerche di fatti e la cosa più concreta. E perciò, come ho detto, sempre questo è uno dei più grandi onori che lui mi ha mai fatto nella cosa. Altrimenti devo anche ringraziare la famiglia, perché, diciamo, sono stato, come ho detto, entrato più o meno a portici in questo gruppo di studenti della famiglia, ma anche dalla moglie dei figli, che mi hanno accettato più o meno come qualcuno di famiglia molto, molto spesso lì a Napoli e nelle altre parti del compendio. Poi adesso ringrazio tutti per la possibilità di partecipare in questa cosa, e spero che è una cosa che possiamo tenere
confronto di noi, anche per gli studenti, anche del futuro. Grazie. Grazie Ian della testimonianza che è molto sentita e accolta con grande, come dire, simpatia, perché conosciamo appunto che dietro l'aspetto analitico, critico, spesso è molto, anche molto aspro in certe cose, di Augusto, in realtà c'era sempre la persona, la disponibilità e l'interesse anche a confrontarsi rispetto, poi ci accorgevamo che molto spesso lui aveva un'analisi molto precisa di quello che noi vedevamo con molta più confusione, diciamo. E ora, andando avanti a questo punto, darei lettura della testimonianza, del ricordo di Alberto Quadrio Curzio, che è, ripeto, molto dispiaciuto di non poter essere qui e di non poter salutare Angela, Alessandra e Rebecca, e contemporaneamente mi ha ripetutamente detto: io assolutamente non ci posso essere proprio in quei giorni, e così via. E quindi gli ho detto: ma ci fai un grande dono se partecipi. E allora mi ha mandato questa nota dicendo di leggerla, e cosa che io faccio quindi immediatamente. La nota è intitolata "Un linceo per la cultura, per le scienze e per il progresso". Quindi è l'esperienza, quindi il rapporto con Alberto è di lunghissima data, e lui ha detto: io parlerò dell'esperienza del linceo, di Augusto Graziani linceo, mi limiterò a questo. Evidentemente poi il suo possibile intervento, anche per un ipotetico altro intervento da inserire agli atti di questa giornata, potrà essere anche più ricco. Però lui mi ha detto che adesso mi soffermo su quel periodo. Quindi questa nota è, ci sono vari paragrafi, un ricordo di stima ed affetto. Augusto Graziani è stata una personalità di grande rilievo culturale e scientifico, verso il quale ho sempre provato ammirazione, sia per la sua alta competenza nell'economia politica, sia per la sua lealtà verso le istituzioni, in una generosità di chi contribuisce alle stesse non per appropriarsene. Per questo ho accolto immediatamente la proposta di Adriano di trattarne con un ricordo nel decennale della sua scomparsa, segnalando però ad Adriano che non avrei potuto essere presente a causa di vincoli personali non eludibili. Giannola mi ha incoraggiato tuttavia ad inviare un mio ricordo scritto che lui stesso avrebbe letto. Così ho fatto, confidando nella benevolenza dei partecipanti. Tratterò di Augusto come linceo, e lo farò perché porto qui l'immagine dell'Accademia, di cui egli fu socio autorevole dal 1988 al 2014, cioè per 26 anni. Questa angolatura è quella che mi compete, essendo io stato per 6 anni, dal 99 al 2015, presidente della classe di scienze morale, storiche e filologiche, alle quali entrambi afferivamo. La commemorazione, il secondo paragrafo, è la commemorazione di Augusto nel 2014, un convegno di stima ed amicizia. Inizio della commemorazione ai Lincei, che ebbe luogo il 3 dicembre 2014, a poco meno di un anno dalla scomparsa di Augusto Graziani, del 5 gennaio 2015.
È giusto partire da qui perché il convegno è stato promosso dai suoi estimatori e amici di varie estrazioni, alcuni dei quali parleranno anche oggi, mentre altri ci hanno lasciato. Il comitato promotore era composto da Michele De Benedictis, Giorgio Lunghini, Antonio Pedone, Domenico Antonio Fausto, Adriano Giannola e Vincenzo Giura, nonché dal sottoscritto sia come presidente della classe di scienze morali, sia come estimatore di Augusto. E questo è il modo in cui l'Accademia ha inteso onorare l'opera di un suo illustre socio, lasciando un solco che rappresenta tuttora un punto di riferimento importante nella letteratura su Augusto Graziani. La densa giornata di studi, oltre a tracciare un profilo scientifico e biografico, si è articolata in più sessioni che hanno guardato i suoi contributi alla teoria economica e monetaria, all'economia italiana e meridionale, ai problemi di politica economica interna e internazionale. In quel convegno gli allievi diretti di Graziani e gli studiosi del suo pensiero ne hanno analizzato il contributo scientifico, dando modo ai molti presenti di apprezzarne l'articolazione e l'ampiezza di visione, dove l'economia politica era una cultura per il progresso e non una tecnica per il successo. Per questo in quell'occasione ebbi occasione di dire che, considerando il curriculum vitae di Augusto, risulta chiaro che egli è stato cooptato ai Lincei non per una singola scoperta, ma per una vita dedicata allo studio, all'insegnamento, alla testimonianza di dedizione, ad una scelta accademica ed anche per il suo stile personale. La cooptazione del Lincea del 1988 e la conferma del 1995. Dissi questo perché, a mio avviso, ciò risultava evidente dal medaglione che accompagnò la sua nomina a socio nazionale nel 1995 e che qui desidero riportare integralmente. Augusto Graziani, nato a Napoli nel 1933, è socio corrispondente dell'Accademia dal 1988. Dopo soggiorni di studio presso la London School of Economics, presso la Harvard University, è stato professore di economia politica nell'Università di Catania, è stato poi per anni professore ordinario di economia politica all'Università di Napoli e attualmente professore ordinario sempre di economia politica nell'Università di Roma La Sapienza. Graziani incominciò la sua carriera accademica segnalandosi con pregevoli contributi di carattere teorico: sviluppo economico e produttività del capitale nel 1957, la teoria delle scelte degli investimenti pubblici 1961, equilibrio generale ed equilibrio macroeconomico 1965. I suoi interessi si sono poi rivolti verso problemi di grande rilevanza pratica, specialmente con il riferimento al Mezzogiorno d'Italia, notevole il suo saggio Regional Inequalities in Italy, e sui grandi temi dello sviluppo economico, della distribuzione del reddito e della disoccupazione. La sua voluminosa opera, L'economia italiana dal 1945 ad oggi, è arrivata alla terza edizione. Più recentemente Graziani si è occupato anche di problemi monetari, assumendo una posizione del tutto originale e non ortodossa, con la proposta di una teoria del circuito monetario che sta suscitando grande interesse. Augusto Graziani, uno dei più attenti e meticolosi studiosi italiani di problemi economico-teorici, di tematiche politico-economiche, oltre che di storia del pensiero economico. Raro è vedere valutazioni e lincee così ampiamente e convintamente argomentate. La sua presenza e la sua opera ai lincei. Augusto ai lincei fu un socio molto attivo, consapevole del ruolo culturale e scientifico che deriva dall'afferenza a un'istituzione del Rinascimento, del Risorgimento, della Resistenza, della Repubblica. Egli iniziò a collaborare con l'Accademia ancora prima di divenirne socio. Il suo primo contributo risale al 1963
ed era dedicato al tema della relazione tra progresso tecnico e domanda di lavoro nell'ambito di un convegno sulla disponibilità di forza lavoro in Italia. Allora, appena trentenne, presentò una relazione in cui emerge la scelta di articolare il ragionamento sul tema presentando in sezioni successive gli aspetti teorici, gli aspetti quantitativi del problema. Le conclusioni hanno un'intonazione ottimistica, siamo dopo tutto in Golden Age, e al tempo stesso coraggiosa, in cui si ipotizza che una volta raggiunta la piena occupazione del fattore lavoro, il Paese possa scegliere, virgolette, una più tranquilla filosofia della vita, sganciandosi dalla mentalità produttivistica. Il tasso di accrescimento del reddito ne risulterà ridotto, ma non ritengo, parole di Graziani, che si potrà parlare di inefficienza dell'economia nazionale. Ai Lincei Augusto ha anche portato la sua acuta competenza sui temi monetari. Anche solo uno sguardo alla bibliografia di quel lavoro su vecchie e nuove teorie della moneta, presentata nel 1993, ci rivela la sua ampia conoscenza della letteratura economica in prospettiva storica. Si trovano richiamati accanto a numerosi testi di Keynes, tanti autori diversi tra loro, come Smith, Pantaleoni, Hayek, Hicks, ma anche Clauer, Bresciani Torroni e Schumpeter. A mio avviso questo attesta non solo, come detto, un'ampia conoscenza e valorizzazione della storia del pensiero economico, ma anche una capacità di guardare con grande libertà alle tante tradizioni di pensiero presenti nella scena economica. Credo sia importante anche ricordare, proprio a questo proposito, anche in un intervento breve ma a mio parere molto significativo, che Augusto fece in occasione di un convegno in ricordo di Giovanni De Maria, tenutosi ai Lincei nel 2008, a 10 anni dalla sua scomparsa. È interessante che in questa occasione egli consideri anche terminologia di De Maria, entrando anche per questa modalità in garbata relazione al metodo di quest'autore così differente dal suo. Il suo insegnamento anche per il pluralismo tra gli economisti. Nel convegno in ricordo del 2014, citando la motivazione sopra ricordata con il quale Graziani divenne socio nazionale dell'Accademia nel 1995, scrissi che la stessa calibra sostantivi, aggettivi e verbi in un modo molto meditato, definisce le ricerche di Augusto del tutto originali e non ortodosse. Dunque, la non ortodossia di Augusto fu considerata un elemento rafforzativo dell'originalità del suo pensiero. Torno qui alla valorizzazione alla quale ho accennato poco sopra delle tante prospettive di pensiero presenti nella storia della nostra disciplina e alla libertà che Augusto fece sua di saperle valorizzare. In questo senso va anche il generoso lavoro che gli fece in collaborazione con Giuseppe Garofalo sulla formazione degli economisti in Italia 1950-1975. Una raccolta di saggi dedicata a Massimo Finoglia, che a sua volta aveva curato un volume dal titolo Il pensiero economico italiano dal 1850 al 1950. Il volume di Graziani Garofalo pone in evidenza, come scritto nella premessa da Fabiani, i percorsi differenziati comuni che hanno seguito nella loro formazione le generazioni contemporanee degli economisti italiani e che segnano le fondamenta su cui dal secondo dopoguerra si è realizzato lo sviluppo di questa scienza e si è creato un panorama fortemente articolato di esperienze. È evidente qui come lo sviluppo della scienza che si vuole valorizzare sia dato dalla compresenza di diverse prospettive di ricerca e come il panorama articolato di esperienze sia di considerare un aspetto grandemente positivo. Del resto anche le sue frequentazioni in difformità di valutazione
non furono mai preclusive di stima e di amicizia. Per concludere, ai Lincei parla spesso con Augusto dei Lincei come istituzione, che nei secoli aveva difeso la libertà del sapere. In tutto ciò, come ebbi occasione già di sottolineare nella mia commemorazione del 2014, Augusto è stato un esempio di spirito comunitario nell'interesse della scienza e della saggezza che dalla stessa deriva. E questo conclude il pensiero. Il pensiero. Ma riprendendo noi il filo del discorso, toccherebbe ora alla testimonianza della Fondazione Di Vittorio. Che manderà una, no, un contributo non, scritto non, non vota. Esatto, non attualmente. Va bene, allora andiamo avanti, c'è una relazione importante di Enrico Pugliese su Augusto Graziani, meridionalista, tema controverso, tema molto discusso, tema che ha fatto molto discutere. Sentiamo un po' cosa ci dice. Che bisogna fare? Premere che si accende il verde. Ecco, credo che volevo allora io tratterò velocemente naturalmente tre temi. Il primo è il meridionalismo di Augusto Graziani o Graziani come meridionalista effettivamente. Il secondo tema è la radicalizzazione del pensiero e dell'impegno politico e sociale di Augusto Graziani nel decennio del quale molto si è parlato questo pomeriggio, quello che comincia nel 59 a un momento drammatico nel 63-64, la congiuntura, e che prosegue fino agli inizi degli anni 70. Io ho frequentato Augusto in quel periodo e forse proprio per questo suo processo evolutivo mi sono trovato in grande consonanza personale con lui. L'avevo conosciuto qualche anno prima, subito dopo la laurea, nei seminari che si facevano a Portici, e poi era venuto negli Stati Uniti come con una forma di ispezione sulle condizioni in cui i borsisti Harkness, quali io ero, stavano. E noi eravamo, mia moglie ed io, terrorizzati di questo incontro per la notoria severità di Augusto Graziani. Fu una serata amabile, riuscì ad arrivare proprio nel momento in cui avevamo finito di preparare. Mia moglie disse, ora può venire, e il campanello suonò. Fu una serata di vecchi amici, molto stupefacente per me che ero stato da poco assunto al centro di Portici, per di più in maniera molto anticipata, ero laureato, non ho fatto da sociologo il corso di economia agraria o il corso di economia generale, sono entrato direttamente nel gruppo dei ricercatori e diciamo così, lì c'è stato questo incontro che è diventato un rapporto amicale. Mi ricordo che ci scrisse una lettera comunicandoci che si sposava e che ci saremmo visti dopo l'anno, quando sarebbe finito il secondo anno della borsa di studio. All'epoca si partiva per 2 anni e non si tornava nel frattempo in Italia. Torno e c'è un Augusto Graziani che è uguale a quello di prima, rigoroso, preciso, anche, come dire, severo, però man mano che passa il tempo cambia il suo modo di approcciarsi alle cose. Però di questo parlerò dopo, questa sua non metamorfosi, questa sua evoluzione in realtà merita un'attenzione particolare, perché essa stessa è stata molto particolare. Anticipando qualcosa che dirò dopo, non si trattò di moda, anzi tutt'altro. Mentre invece voglio per un momento sottolineare questo aspetto di Graziani meridionalista.
la sala, l'età media dei presenti questa sera era già alta, non so se diminuita o no, comunque mi forse facilita il compito, perché io pensavo che avrei dovuto spiegare che cosa vuol dire meridionalista e perché Augusto è l'ultimo grande meridionalista che c'è stato. Lo faccio lo stesso, mi perdonerete. Cos'è un meridionalista? Cos'è il filone di pensiero meridionalista? Perché Graziani è all'interno di quel filone? Perché è l'ultimo? Allora, il meridionalismo si caratterizza come filone di pensiero politico e sociale e di impegno civile per alcune variabili. La prima è l'indignazione e l'inaccettabilità dello stato di cose esistenti. La seconda è voler cambiare questo e dare un commitment, un impegno serio nella sua vita, nella propria vita, alla conoscenza del Mezzogiorno e alle possibilità di un democratico sviluppo unitario in un clima di coesione, si direbbe ora. L'altro aspetto importante ovviamente è la identità. Credo che nessuno si possa più chiamare meridionalista. Non mi verrebbe mai in mente di chiamare l'esimio presidente della Svimez al mio fianco destro in questo momento un meridionalista. Credo che sia un grande economista, ma un meridionalista era un'altra cosa. Il meridionalismo come filone di pensiero e come, diciamo, insieme di individui che hanno svolto queste funzioni, che sono funzioni di impegno analitico e di impegno civile, non esiste più, ma grazie a Dio probabilmente non ce n'è bisogno. Apro una parentesi ovvia: non è che manchi gente che ha continuato a studiare bene o male, forse in questo periodo più male che bene, il Mezzogiorno, però quella è tutt'altra cosa. Il meridionalismo di Graziani è il meridionalismo del Novecento. Il meridionalismo del Novecento ha avuto 3 o 4 interpreti fondamentali, che sono Saraceno col gruppo Svimez, Rossi Doria col gruppo di Portici, Nord e Sud col gruppo di, cioè Francesco Compagna con Nord e Sud, e poi uno che non ha avuto la possibilità di diventare vecchio, morto giovanissimo, che si chiama D'Orso, Guido D'Orso, morto nel 49 a meno di 40 anni, era più giovane di Rossi Doria e più giovane di Saraceno. Dopodiché resta in questo filone Augusto Graziani, perché Augusto Graziani effettivamente per un periodo della sua vita soprattutto, però comunque sempre sullo sfondo c'ha sempre il Mezzogiorno. Se si parla di economia applicata, questo assolutamente sempre. Se si parla di economia in generale, è comunque sempre presente questo impegno per il Mezzogiorno, per una crescita civile del Paese, in una unitarietà delle vedute e della prospettiva. Qualcosa che è stato fortissimo e che negli anni ai quali mi riferisco, che sono poi quelli della radicalizzazione di Augusto Graziani, ha visto anche un momento unitario sul piano delle mobilitazioni, quei momenti che si esprimevano con le mobilitazioni sindacali dell'epoca con lo slogan Nord e Sud uniti nella lotta. Purtroppo seguiti pochi anni dopo, invece, dopo la sconfitta delle scelte meridionaliste che si erano compiute nei decenni precedenti dal dopoguerra, in realtà vede una rottura tra Nord e Sud molto pericolosa, che tra l'altro ovviamente Graziani considera grandemente pericolosa. Ma tratto all'altro tema, quindi Graziani sentiva proprio questa identità e questo impegno per il Mezzogiorno.
Passo all'altro tema, che è quello invece della radicalizzazione, dell'evoluzione in senso radicale del pensiero di Augusto Graziani. Ecco, come la si vede? Questa la si vede, anzi, parto da un altro punto. Perché e come si radicalizza Augusto Graziani? Certamente molti diventavano di sinistra in quel periodo, molti diventavano radicali, qualcuno diventava pure rivoluzionari a parole. Graziani invece, come dire, prende questa evoluzione, questo periodo di impegno di tipo nuovo, anche la terminologia cambia, non si riduce il rigore, però diciamo entrano dei soggetti nuovi nei suoi discorsi, che sono la classe operaia, non sono il costo del lavoro, ma sono le battaglie per il salario, che è un concetto che dice la stessa cosa, ma che però è espresso partendo da un altro punto di vista, dal punto di vista, diciamo, che si può dire di classe. Augusto Graziani in questo momento, diciamo, conclude, non conclude perché, diciamo, non lo chiude, ma lo conclude nel senso che questa sua, diciamo, evoluzione a sinistra, evoluzione in senso radicale, finisce col farlo eleggere senatore nel collegio operaio di Bagnoli, cioè, diciamo, il riconoscimento che la sinistra dà ad Augusto Graziani per il suo impegno, a favore dei lavoratori, presentandolo come suo candidato, Antonio Bassolino, come dire, c'entrò molto per le sue responsabilità politiche dell'epoca in questa scelta, e fu una scelta fortunata per l'impegno che poi Augusto diede anche in Parlamento in qualità di deputato. Ma com'è che avviene la radicalizzazione di Augusto Graziani? Io mi sono figurato che questo, non perché noi giovani frequentatori, amici suoi, gli spiegavamo qualcosa, non aveva bisogno che nessuno gli spiegasse nulla, ma osservando la realtà dei fatti, osservando i movimenti che c'erano, era l'Italia che si radicalizzava, era la Campania che era passata da essere un feudo democristiano e monarchico a una città moderna e civile che eleggeva il sindaco comunista, era la stessa borghesia che si divideva tra una sezione che non è mai arretrata nel suo arretramento e una emergente borghesia più civile, anche industriale, peraltro, perché quegli anni sono anni che, nonostante, sono anni, come è noto, sono anni di ancora di, non, di mancata crescita, non sono begli anni di sviluppo, però per la Campania è un po' diverso, perché per la Campania, a partire dal 59, rinnovo della legge per la cassa per il Mezzogiorno, c'è un flusso di investimenti industriali nazionali seguiti da un flusso di investimenti anche estero, e quindi Napoli si diventa non più la città, la tradizionale città terziaria e magari un po' plebea, ma diventa una città moderna, industriale, sempre più industriale naturalmente, con una realtà politico-sociale completamente nuova. È il mondo che cambia, e da quell'osservazione del cambiare di quel mondo, dall'emergere di soggetti che sono la classe operaia, che sono i sindacati, che sono la borghesia imprenditoriale, che sono, poi vedremo, la borghesia di Stato, leggendo i soggetti che si muovono in quel periodo, Augusto Graziani osserva la realtà e modifica i suoi convincimenti. Se ne è parlato oggi pomeriggio della modifica dei suoi convincimenti, il travaglio di cui si è detto molto a proposito del 63-64,
Augusto Graziani non vive drammaticamente il 63-64, perché ha già visto che qualcosa di sbagliato era successo prima, quando si è scelto di affrontare l'avanzata salariale, le mobilitazioni di piazza e la indisponibilità delle forze sindacali a moderare le legittime richieste salariali, che come è noto all'epoca erano particolarmente basse. In realtà l'osservazione di ciò che si muoveva nella società, Graziani la osserva e sulla base di quell'osservazione, insieme alla società, si evolve in senso progressista anche il pensiero e l'impegno sociale e politico di Augusto Graziani. Questi sono gli anni 70 in cui io ho frequentato di più Augusto Graziani, ci siamo trovati d'accordo con tante cose, abbiamo lavorato insieme, tra l'altro con stima e rispetto e da parte mia anche affetto reciproco. No, da parte mia non è reciproco, da parte mia grande affetto. Allora, il terzo punto che io volevo trattare, al quale volevo accennare, è questa questione e questa notorietà che Portici ebbe per merito di Augusto e non solo, devo dire, ma soprattutto lui è stato il numero tutelare di queste operazioni. Sono stati i tre volumi dei convegni di Portici, per la precisione di due convegni più un lungo seminario, c'era pure Lidia, credo, sicuramente, in realtà, che danno adito a un terzo volume collettivo. Il primo volume è quello sul dibattito sul mercato del lavoro in Italia. Tutto praticamente nasce da questo paradosso tipicamente italiano, cioè unico in tutte le i paesi d'Europa, della contemporanea stasi dell'occupazione e della disoccupazione, in un momento in cui, come dire, aumenta la popolazione e non aumentano né la popolazione, come è noto, sto dicendo, ma giusto per arrivare al punto, come è noto, fermo restando l'entità complessiva della forza lavoro teorica legata all'entità della popolazione, non aumenta, la popolazione cresce, non aumenta però né l'occupazione né aumenta la disoccupazione. Questo per un fatto molto semplice, che la gente esce dal mercato del lavoro. Chi è che esce dal mercato del lavoro? Escono dal mercato del lavoro le donne che prima lavoravano nel Mezzogiorno e che poi diventano casalinghe al Nord, anche se su questo processo si è troppo molto esagerato, perché lavoravano pure loro un po' e soprattutto facevano lavoro non registrato. Quindi c'è questo buffo paradosso italiano che merita una spiegazione. Intorno alla ricerca di questa spiegazione si scatenano le metodologie, si scatenano gli interessi internazionali, si scopre che c'è la teoria del dualismo, che c'è la segmentazione, c'è l'intervento al primo convegno del mercato del lavoro che si fa a Portici nel 73. Modigliani e Tarantelli mostrano al vulgo italiano che non c'è un solo mercato del lavoro e che quindi non si tratta, ma ci sono molti mercati del lavoro paralleli che sono segmentati, come già si sapeva negli Stati Uniti, da dove i due naturalmente operavano. Ma tante altre cose succedono. Aiutare a comprendere questa situazione concorrono sociologi sicuramente, concorrono scienziati politici, ma soprattutto sociologi. C'è una rivista che si chiama Inchiesta, che in quel periodo è sede del dibattito sul mercato del lavoro, nel quale viene pubblicata una nota di economia sulla situazione, che era inviata prima per molti anni a Nord e Sud e che invece, in occasione di un rifiuto, di un disaccordo sulla pubblicazione di una nota, trasmigra da Nord e Sud a Inchiesta.
un'idea che, c'era, che mi era venuta originariamente e intitolare questo contributo come Augusto Graziani da nord e sud a inchiesta, però mi pareva troppo limitativo del discorso complessivo e del ruolo di Graziani come economista e come, come economista e come intellettuale in generale. Allora, voglio tornare a questi convegni, perché il primo è questo sul mercato del lavoro, che diciamo in un certo qual senso aggiorna e svecchia l'analisi del mercato del lavoro da parte degli economisti e contemporaneamente spinge sociologi, scienziati politici, c'è anche qualche antropologo che si comincia a interessarsi alla problematica del lavoro e quindi e il libro è un notevole successo. Ce l'ho con me qui con un notorio errore sulla copertina che mi ricorda tanto il Gronchi Rosa, perché col suo rigore Augusto non accettò un errore che aveva fatto la Franco Angeli sbagliando il mio cognome sulla copertina, chiamandomi pugliese. Augusto chiese e ottenne che si ritirassero tutte le copie con la copertina sbagliata già in giro e si cambiasse la copertina del libro. Il libro ebbe un certo successo e fu alla base di molte tesi di laurea, forse troppe, che raccontavano la stessa, quasi tutta la stessa storia, a cominciare da un dibattito bellissimo, insomma, più o meno, ripeto, data l'età lo conoscete tutto, ma era molto importante questo, fu molto importante questo volume nello svecchiamento dell'economia italiana e nell'apertura di una area di studio e ricerca che poi si consolidò, che era quella degli di economia del lavoro, che vide poi la sua istituzionalizzazione come Società Italiana degli Economisti del Lavoro qualche anno dopo. Bene, il secondo convegno, dato il successo del primo, ha un carattere diverso. Non c'è nulla di innovativo. Graziani ha già modificato in senso progressista il suo in senso più radicale il suo orientamento e il suo grosso e ponderoso e importante saggio introduttivo di La società italiana l'economia italiana tra crisi e ristrutturazione. Lui si pone il problema dell'alternativa che avrebbero dovuto porsi anche le classi dirigenti, che era quella della non della ristrutturazione ma della riforma dell'economia italiana, e ne trae la conclusione che in realtà chi aveva in mano la possibilità di farlo, cioè diciamo la classe dirigente locale, rinunciò all'eventualità di una riforma generale del sistema economico, ma fece una scelta più miope, che fu una scelta di ristrutturazione dell'economia, che non cambiava assolutamente i termini della questione e che quindi portò al proseguire della crisi, portò prima alla scelta non indispensabile della deflazione nel 63-64, si chiamava negli ambienti della sinistra la linea Carli, come la scelta che aveva voluto, come dire, colpire l'avanzata salariale, che ovviamente ha sempre un rischio di inflazione, ma che si sarebbe potuta combattere con una più generale riforma dell'organizzazione dell'economia, della quale scrive Graziani nell'introduzione al volume. Di questo tanto si parlava, ma poco,
ma il dibattito restava sempre astratto, mentre invece le cose andavano avanti per fatti loro. Allora, che succede dopo quegli anni? Per quel che riguarda il Mezzogiorno, io ho quasi finito sostanzialmente. Per quel che riguarda il Mezzogiorno succede una cosa assolutamente nuova. È uscito un articolo qualche anno addietro, credo proprio sulla Rivista Economica del Mezzogiorno, che diceva di aiuti si muore, che spiega come non basta che arrivi un flusso di risorse in un'area perché quell'area si sviluppa. Ed è esattamente quello che è successo nel corso degli anni 70 nel Mezzogiorno. Augusto osserva con preoccupazione il fatto che ci sia tanto spostamento di risorse verso il Mezzogiorno sotto varie forme, che sono forme di sussidi e pensioni anticipate, di reddito per trasferimenti monetari, diciamo, che portano sicuramente capitali, denaro pubblico da spendere nelle regioni meridionali, e che la spesa che non è affatto produttiva se non per quello stimolo che può dare per alzare la domanda, però diciamo non è una soluzione. Anziché essere una soluzione, invece è il velenoso rimedio al problema della disoccupazione. I tassi di attività continuano a essere bassi nel Mezzogiorno, la gente continua a non lavorare perché il modello produttivo è un modello comunque labor intensive nella struttura portante dell'economia. Augusto naturalmente ha sempre questa tendenza a analizzare i settori dell'economia, che tra l'altro corrispondono abbastanza bene alla triade marxiana della sovrappopolazione fluttuante, i disoccupati, la sovrappopolazione latente, chi resta congelata in agricoltura, oppure in tempi più moderni congelata nel lavoro casalingo, e la terza, che è la sovrappopolazione relativa stagnante, che è quella a disposizione del capitalista rapace, cioè praticamente il lavoro nero e la piccola impresa del sottosalario, che è quella che cresce e si sviluppa a Napoli negli anni 70 e la cui presenza certamente è elemento, diciamo, di elemento di espressione di una situazione di sottosviluppo. Le cose cambiano nome nella letteratura. Il sottosalario non si chiama più sottosalario, il lavoro nero non si chiama più lavoro nero, si chiama lavoro informale e così via di seguito. Però tutto questo non salva la faccenda. In realtà, diciamo, resta questa tripartizione dell'economia italiana e meridionale in particolar modo. In appendice al primo volume, quella cura di Salvatore Vinci, c'è un pezzo di Augusto Graziani dell'epoca che si chiama Verso l'economia del neodualismo. Il neodualismo però è accompagnato dal terzo livello della sovrappopolazione relativa, che è quella fluttuante, cioè la disoccupazione. La disoccupazione che va bene. Il pensiero di Augusto Graziani si mantiene in questa linea radicale, non si sposta per tutti gli anni successivi. Ho già detto che si conclude istituzionalizzandosi con Augusto, che diventa senatore del Partito Comunista Italiano. Forse probabilmente per alcuni aspetti la sua posizione era più radicale, per altri invece, perlomeno per quelli, diciamo, dal punto di vista dell'organizzazione politica, forse anche più radicale, nel senso che c'erano degli elementi, in Augusto c'erano degli elementi di bisogno di libertà, insomma, che il Partito Comunista certamente non ha mai garantito, ma comunque erano compensate da altre cose altrettanto certamente importanti. Va bene. Comunque il terzo volume, voglio leggere 10 righe del terzo volume.
nel Mezzogiorno finalmente arrivano i capitali, arrivano i soldi, i capitali vengono spesi in infrastrutture sostanzialmente o in nella creazione di imprese, di grandi imprese, diciamo, di industria di base totalmente avulsa dal territorio, che quindi, diciamo, ha un impatto sulle classi basse, sulla classe operaia, tutt'altro che stimolante, perché non, diciamo, l'offerta di lavoro effettiva, soprattutto giovanile, è molto alta, mentre invece questo tipo di industria e le infrastrutture, come è noto, sono molto capital intensive. E quindi, diciamo, resta questo problema. Ma Augusto, a conclusione di questa analisi, arriva a una conclusione politica, che tra l'altro lo porterà a riflettere molto amaramente, che è questa. Si parte dalla premessa che chi gestisce il nuovo flusso di finanziamenti verso il Mezzogiorno è la borghesia di Stato, che lui ha definito prima. E ora conclude il terzo volume con l'analisi e denuncia delle malefatte di questo ceto sociale, di questa sezione della borghesia. È l'ultima pagina dell'ultimo dei tre volumi. Esiste infine un notabilato amministrativo burocratico che nel Mezzogiorno è particolarmente numeroso e influente. Come abbiamo detto, l'economia del Mezzogiorno vive largamente di trasferimenti di fondi da altre regioni, e tali trasferimenti hanno prevalentemente la natura di fondi pubblici. E poi uno si lamenta che nasce la Lega Nord. Come tali, essi ricadono sotto il controllo della borghesia locale, la quale acquista nelle regioni del Mezzogiorno un potere ancora superiore a quello di cui gode nelle altre regioni del paese, la borghesia di Stato. Questa classe è d'altro canto necessaria all'equilibrio politico delle regioni meridionali, in quanto spetta ad essa il compito di effettuare una distribuzione della spesa pubblica tale da soddisfare le esigenze di conservazione politica. Il ciclo virtuoso della crescita civile del Mezzogiorno si è interrotto. Ricomincia la nuova divisione del Paese. Negli stessi termini si esprime Rossi Doria in uno scritto dello stesso periodo, con riferimento a queste esigenze di conversazione. Cioè, diciamo, il periodo del dopoguerra ha visto la fine ingloriosa del meridionalismo. Parlando con Augusto Graziani in una conversazione privata di quelle che si facevano nel salottino di Portici di fronte alla stanza di Augusto, la mia era accanto sulla destra, lui mi comunica un dato profondamente autocritico per gente come me, ma come noi in realtà, e dice: noi abbiamo raccontato, non abbiamo compreso e spiegato, perché se avessimo non raccontato ma compreso e spiegato, probabilmente non saremmo rimasti sorpresi dal fatto che un flusso di investimenti, invece di dar lavoro, dà corruzione, perché evidentemente l'analisi non era sufficientemente approfondita. E da quel periodo Augusto, sempre grande economista applicato, grande studioso del Mezzogiorno, sposta i suoi interessi principali, soprattutto sul piano teorico, sul piano analitico, su un bisogno di capire più in profondità quello che sta avvenendo,
sia a livello delle sorti del paese, sia per quel che riguarda lo sviluppo della teoria e della conoscenza. Grazie. Ma dunque il tempo davvero stringe, io direi apriamo la sezione dei contributi analitici, tematici. Prima la linea Costabile ci parlerà di Augusto Graziani tra teoria economica e storia del pensiero. Prego. Scusa. Essendo in famiglia mi imbarazzo un po'. Dunque, io vorrei partire dal dire che, come ha fatto Antonio Pedone prima di me, cercherò di non parlare degli aspetti personali, anche se questi racconti sarebbero tanti, perché la conoscenza risale a molti decenni fa, ma perché soprattutto mi ricordo Augusto che mi disse una volta: spesso le commemorazioni vengono prese dal commemorante come un'occasione per celebrare se stessi e parlare di se stessi. E sorrideva con quel suo sorrisetto che un po' si vede anche lì, ma ancora più ironico. Quindi non parlerò di me stessa, ma parlerò soltanto di Augusto e soprattutto di questo legame che c'è già nel titolo tra teoria e storia del pensiero, ma non soltanto. Perché il punto di partenza della mia analisi, della mia tesi, è che Graziani ragiona per problemi e non per raggruppamenti disciplinari. Ne consegue che la scelta di un tema viene seguita, un tema viene analizzato e perseguito attraverso lo studio della teoria, ma anche degli aspetti di storia del pensiero economico che non rappresentano mai non hanno mai una funzione puramente ancillare, ma servono per costruire l'analisi attraverso lo studio di come un determinato problema teorico è stato posto in precedenza, delle risposte che sono state date. E quindi la storia del pensiero o dell'analisi economica e l'analisi economica si sostengono a vicenda, e da questo punto di vista non c'è una ragione per cui gli economisti del passato più antichi debbano meritare meno attenzione di quella che meritano gli economisti contemporanei. Oggi i giovani, quando studiano un tema, di solito risalgono al massimo a 3 o 4 anni nel passato. Per Augusto Graziani invece, nell'analisi dei contributi sullo stesso tema, la rassegna della letteratura è una rassegna cronologicamente estremamente ridotta. Per Graziani non c'è nessuna ragione per cui si debba studiare il modo come un problema è stato posto e le risposte che sono state date soltanto negli ultimi 3 anni o 4 anni o 5 anni, ma si può ricostruire l'analisi di quel problema anche nel passato, ricavandone informazioni
e concetti importanti. Il terzo punto che vorrei sottolineare è un punto di un carattere più personale, che riguarda un aspetto che io trovo molto importante della personalità di Augusto, e cioè il fatto che lui sia stato uno spirito libero e come tale amante dell'autonomia, della propria, ma anche molto rispettoso dell'autonomia degli altri, che mi sembra un requisito importante per chi, come i docenti universitari, hanno, diciamo, diversi modi di porsi nei confronti dei giovani, e il modo di Augusto, questo del rispetto dell'autonomia, mi sembra un punto che valga la pena sottolineare. Per illustrare la mia tesi vorrei fare due o tre esempi. Partire dal fatto che, secondo me, per Augusto, se vogliamo, il tema centrale di tutta la sua riflessione teorica è stato lo studio del capitale, dell'accumulazione del capitale, in diverse sfumature che si sono succedute nel corso del tempo. Comincia negli anni 60, nel 1965 esce il suo libro Equilibrio generale ed equilibrio macroeconomico, e Graziani, nell'analizzare la teoria del capitale, se ne è parlato nella relazione di Pedone un po', mi sembra, Graziani in qualche modo spariglia le carte rispetto al dibattito corrente ai tempi. Perché la critica principale che veniva fatta al sistema valrasiano, alla teoria dell'equilibrio economico generale, era quella di non riuscire a spiegare l'uniformità del tasso di profitto nel sistema economico generale. La critica di Graziani spariglia le carte perché Graziani sostiene fondamentalmente che l'uniformità del tasso di profitto è molto improbabile che si verifichi in un'economia in cui esistano i capitali fissi, e se si verificasse sarebbe la negazione della crescita e dello sviluppo nella accezione che lui dà a questo tema. E voglio leggere un passaggio di Augusto. Un sistema economico in fase di evoluzione è sempre caratterizzato da intense trasformazioni strutturali, in virtù delle quali settori produttivi tradizionali cedono il passo ad attività moderne e più remunerative. In queste condizioni, l'uguaglianza di tassi di profitto nelle diverse attività diviene incompatibile con i processi di sviluppo. Se i rendimenti fossero ovunque uguali, come la teoria dell'equilibrio vorrebbe, non vi sarebbe alcun incentivo a trasferire risorse da un settore all'altro. La struttura dell'economia resterebbe inalterata e, in definitiva, il processo di sviluppo, che nella massima parte si identifica proprio con un processo di graduale evoluzione strutturale, finirebbe con l'arrestarsi. Quindi, dal punto di vista teorico, questa è la conclusione. Dietro c'è tutto un lavoro di analisi economica. Dal punto di vista dell'analisi economica, che cosa sostiene Graziani? Sostiene che se ci limitiamo a un orizzonte uniperiodale, il sistema valrasiano è perfettamente coerente. Il problema nasce quando introduciamo nell'analisi i capitali fissi. I capitali fissi, per definizione, durano più di un periodo, quindi l'analisi uniperiodale non serve per l'analisi di un'economia come quelle reali, in cui esistono i capitali fissi. Bisogna estendere l'analisi a un orizzonte pluriperiodale. Ora, che cosa succede
in un sistema economico in cui esistono i capitali fissi. Succede che alcuni beni capitali sono stati prodotti nel passato, altri vengono prodotti nel presente. La concorrenza uguaglia i prezzi di tutti i beni uniformi, quindi dei beni capitali prodotti oggi e di quelli prodotti ieri. Se il costo di produzione dei beni prodotti ieri è diverso dal costo di produzione dei beni prodotti oggi, che cosa si verificano? E quindi dei prezzi, si verificano delle quasi rendite, cioè dei profitti, extra profitti positivi in alcuni settori e delle perdite in altri settori. Quindi non può verificarsi l'uniformità del saggio di profitto, ed è proprio questa differenza tra i saggi di profitto settoriali che, come abbiamo sentito dalle sue parole, è quello che determina la crescita delle economie, cioè la crescita è cambiamento strutturale, e il cambiamento strutturale avviene perché i capitali si spostano dai settori dove il tasso di profitto è più basso verso i settori dove il tasso di profitto è più elevato. Quindi Graziani in questa prima fase propone una teoria, un'analisi critica della teoria dell'equilibrio generale basata sostanzialmente su un'idea della centralità della dinamica economica, della crescita e dello sviluppo. Nel fare questo, Graziani usa, come dicevo prima, la teoria economica, perché se appunto guardiamo quel libro, gli autori che lui di cui analizza i contributi sulla teoria del capitale sono Walras, Marshall, Pareto, Di Nardi, Ricci, Sensini, Dominedò e poi i suoi contemporanei Garegnani, Napoleoni, Sraffa, Caldor, Hicks, Hayek. Tutti questi autori vengono analizzati non per un esercizio di erudizione o appunto come se la storia dell'analisi fosse un esercizio separato da quello della teoria, ma proprio per costruire il problema, analizzare le risposte date in passato, analizzare la bontà di queste risposte e procedere in avanti proponendo le proprie soluzioni ai problemi di cui si sta discutendo. E questo vorrei aggiungere, questa analisi per problemi che unifica teoria e storia dell'analisi si estende anche poi all'altro grande campo di interesse che per Graziani è, come è stato detto più volte, quello dell'economia applicata. E infatti lui applica, se vogliamo, proprio un modello di crescita intesa come cambiamento strutturale alla sua analisi dell'economia italiana, perché nell'economia italiana, lui dice, ci sono due settori, uno collegato alla, uno che produce per i mercati esteri e quindi è soggetto a un vincolo che è il vincolo della competitività internazionale e quindi è il vincolo della crescita della produttività almeno uguale a quello dei paesi concorrenti. In questo settore la variabile esogena è quindi la crescita della produttività e la variabile endogena è l'occupazione. Il secondo settore invece è un settore che produce fondamentalmente per la domanda interna e in questo settore l'occupazione può funzionare come variabile esogena anche a fini di mantenimento di una certa stabilità sociale e invece la crescita della produttività diventa una variabile endogena. Quindi il punto qual è? Che Graziani in questa fase della sua evoluzione intellettuale, non solo teorica ma in generale
dell'evoluzione del suo pensiero economico, ha fondamentalmente un interesse per l'accumulazione del capitale, intesa come spiegazione della dinamica delle economie capitalistiche, intesa come basata sul cambiamento strutturale che richiede la differenza tra i saldi di profitto, e applica questa visione all'analisi teorica e all'economia applicata, servendosi dell'analisi economica dei suoi predecessori e contemporanei per forgiare il suo strumento, i suoi strumenti teorici. Quella che viene, di cui abbiamo sentito molto parlare oggi, anche nell'intervento di Enrico, ma anche prima, questo cambiamento che avviene, Enrico parla di radicalizzazione, secondo me non comporta una, dal punto di vista teorico, non comporta una rottura radicale negli interessi, perché l'interesse rimane quello del capitale, soltanto che mentre prima Augusto è più interessato a spiegare la dinamica dello sviluppo e della crescita, adesso per lui il problema diventa quello di spiegare, per dirla in termini marziani, la valorizzazione del capitale e le asimmetrie nel controllo dei beni capitali. Che cosa determina il fatto che alcuni individui, alcune persone abbiano il controllo sull'accumulazione del capitale, la proprietà dei beni del capitale, e altre invece ne siano escluse e quindi non siano i protagonisti della crescita o comunque della valorizzazione del capitale? Quindi si sposta da un'analisi più dinamica a un'analisi, se vogliamo, più anche filosofica, che si interroga sulla natura del capitale, sulla natura della proprietà del capitale e sulle cause di queste asimmetrie. E la causa fondamentale di queste asimmetrie nel controllo dei mezzi di produzione è il credito e la moneta. Secondo me il suo interesse per la moneta nasce proprio da quest'idea che, una volta capito cosa determina l'accumulazione del capitale dal punto di vista, se vogliamo, macroeconomico, l'analisi strutturale di cui ho parlato prima, adesso il problema è quello di capire chi controlla i mezzi di produzione e perché. E qui nasce la teoria del circuito economico, che è, se vogliamo, collegata, cioè certamente, lui stesso lo ha scritto, collegata all'analisi del circuito marxiano MCM', l'analisi del circuito della valorizzazione del capitale. Tra l'altro, appunto, qualche puntina di personalismi ci rimane. Secondo me uno dei primi, forse il primo o forse uno dei primi lavori in cui Graziani passa, entra nell'ottica del circuito, è l'introduzione al libro su Malthus, sul mio libro su Malthus, un'introduzione che ovviamente sta in piedi da sola, è un punto fondamentale, considerato fondamentale nell'analisi teorica, indipendentemente da chi abbia scritto poi il libro di cui è l'introduzione. E questa analisi è interessante perché per Graziani è interessante per tanti punti di vista, ma del circuito parlerà in maniera molto più dettagliata di me Riccardo Bellofiore dopo, ma è interessante perché è profondamente innovativa anche dal punto di vista proprio della teoria della moneta, perché Graziani non ha
rifiuta la teoria della moneta come moneta merce, naturalmente, ma rifiuta anche l'approccio statalista alla CNAP, cioè l'approccio secondo cui la moneta viene introdotta dallo Stato come mezzo per il finanziamento delle tasse. Questa non è la visione di Graziani. La visione di Graziani della moneta invece è profondamente originale, perché lui considera la moneta come una relazione trilaterale. Se due scambisti si scambiano un mezzo di pagamento come può essere una cambiale, un bill of exchange, questa è una relazione tra due scambisti, si fanno credito l'uno con l'altro, ma questo mezzo di pagamento non è un mezzo di pagamento che esaurisce veramente il pagamento stesso. Perché diventi un mezzo di pagamento definitivo è necessario che intervenga a intermediare la posizione dei due scambisti, che intervenga la banca. E poi un'altra cosa che si ritrova in Graziani, c'è scritto nei suoi libri sulla moneta, è l'idea che anche le banche nelle loro transazioni interbancarie non possono estinguere i debiti l'una con l'altra, non come pagatore di ultima istanza, perché il pagatore di ultima istanza è di nuovo un terzo soggetto, che è la banca centrale. Quindi abbiamo una originalità, secondo me, che costituisce un aspetto che rimane costante sia nella prima fase dello sviluppo teorico di Graziani, sia nella seconda fase. Sia nell'una che nell'altra fase mantiene una capacità di fornire contributi originali e, come lui stesso diceva, il suo interesse teorico non consiste tanto nel trovare l'errore nella teoria degli altri, quanto, lasciamo, diceva, che siano i padroni di casa ad aggiustare, a mettere in ordine la loro casa, quanto nel costruire una propria casa. Quindi Graziani non si è mai esercitato nell'esercizio della critica interna alla teoria economica, ha preferito piuttosto dare un contributo sul piano propositivo, costruire il suo approccio alla teoria economica e anche, come abbiamo visto, all'economia applicata. E anche qui, in questo secondo caso, nella parte circuitista di Graziani, c'è sempre questo strettissimo intreccio tra teoria e storia dell'analisi. Per esempio, il libro sulla teoria monetaria della produzione parte da una distinzione tra due filoni teorici: il filone della moneta merce e il filone della moneta non merce, diciamo così, i cui capostipiti nella sua ricostruzione sono da un lato Menger e dall'altra Wigzell. E lui ricostruisce tutte le tappe di questi due approcci alternativi, utilizzando ancora, come dicevo, la teoria economica come materiale di costruzione, la teoria economica degli autori precedenti come materiale di costruzione nella critica e nella approvazione. E questo, da questo nasce un altro aspetto della teoria di Graziani. Quando lui presenta gli approcci alternativi alla teoria della moneta, per esempio, lui non cade mai nel tranello di dire questo è l'approccio vero e questo è l'approccio falso. Sono visioni diverse della realtà, e questo è, secondo me, il fondamento del pluralismo teorico. Graziani era perfettamente convinto
come dire, della validità e della fertilità del proprio approccio teorico, ma non discriminava tra le teorie in termini di vero e falso, come vorrebbe forse un approccio metodologico abbastanza cheap, abbastanza a buon mercato. L'ultima cosa che volevo dire, e qui finisco, dicevo prima che c'è questo aspetto della personalità di Graziano che è il rispetto dell'autonomia, e qui cado nell'errore di parlare di me stessa. Nel convegno di Nizza del 1983, in questo convegno io presentai una relazione sulla teoria monetaria di Robertson, e in una sede dove c'erano tanti colleghi, Graziani fece un intervento molto critico nei miei confronti. E devo dire che io, pur essendo all'epoca giovane e inesperta, non mi spaventai, ma gli risposi punto su punto su perché pensavo che lui sbagliasse nella sua critica, invece la mia posizione era corretta. Bene, la sera a cena, di nuovo in mezzo a tanta gente, Graziani, con aria quasi affettuosa, disse: io oggi ho attaccato Lilia e Lilia mi ha risposto con altrettanto vigore, abbiamo incrociato le spade. E quella dimostrazione di autonomia credo che per lui fosse un merito che mi riconosceva, e non mi ha mai fatto pesare questa indipendenza di giudizio, che credo per lui fosse uno dei requisiti che uno studioso o una studiosa devono mantenere nel perseguimento della propria carriera scientifica e accademica. Grazie Lidia per questa tua davvero lucida relazione, grazie tanto, grazie. Forse Augusto Graziani, non so se in famiglia questo era noto, aveva avuto il riconoscimento quando era in Berbe proprio, perché il nonno, che era l'ultima scintilla del liberalismo nel Mezzogiorno, fu perseguitato per anni dal fascismo, ma non poteva attaccarlo perché era una persona troppo autorevole. Allora lo costrinse di piano piano di andare alle margini del dibattito partenopeo, salvo poi l'ultimo anno, gli fece un grande screzio il ministro dell'epoca, perché gli tolse la cattedra di economia politica e lo passò a politica economica, dicendo farà meno male, farà. E questo Augusto Graziani Senior era consapevole di questo stato di cose e si trasferì in Emilia Romagna, dove aveva studiato a Modena, si era formato con Ricca Salerno. Nel 45, al momento del 25 luglio, questo nonno ritenne di poter tornare a Napoli. Tornare a Napoli, se non che si fermano a Firenze, perché a Firenze c'è l'Italia divisa in due. E in quell'occasione Augusto Graziani Senior pubblica un volume sulla storia del pensiero economico, che tutti noi abbiamo a casa perché è un volume molto, molto noto. Agli inizi c'è scritto che aveva salvato il nonno e il testo e il nipote. E quindi in qualche modo era un predestinato per occuparsi anche di storia del pensiero economico. Detto questo, passiamo a sentire un brillante giovanissimo. Tutto è relativo.
che si è occupato di un tema, ultimo tema trattato in qualche modo da un punto di vista scientifico da Graziani, un tema molto complicato, lo prego di essere il più possibile in qualche modo semplificatore. Io partirò infrangendo la giusta regola che ha enunciato Lilia Costabile, ma d'altronde siamo anche in epoca di femminismo, quindi partirò da me. Non partirò dalle molte occasioni in cui di fronte a Graziani ho detto fesserie, e purtroppo aveva ragione lui. Riccardo, scusaci, ma però sentiamo. Allora, infrangerò la regola di Lilia Costabile e partirò da me. D'altronde siamo in epoca di femminismo. Non racconterò delle numerose occasioni in cui mi è capitato di fronte a Graziani di vergognarmi per le fesserie che avevo detto e delle volte in cui discutendo aveva indubbiamente ragione lui, cerco di dire come è capitato a me di incontrare Graziani proprio nel periodo di formazione del circuito e quindi parlare del circuito. Da dove venivo quando ho incontrato Augusto Graziani? Io ho fatto la facoltà di giurisprudenza. A mia moglie cerco di spiegare da tempo immemorabile che i più grandi economisti italiani hanno fatto giurisprudenza. Non so perché lei non se la sia mai bevuta. Sta di fatto che ho studiato con Claudio Napoleoni, ho fatto la tesi su Rosa Luxemburg. In questa tesi al laboratorio di Cognetti De Martis insegnava allora, in quegli anni, anche Giorgio La Malfa, se ricordo bene. Allora, leggendo la Luxemburg, la mia tesi era non soltanto che nella Luxemburg era centrale il traino della domanda effettiva per lo sfruttamento, ma anche due questioni. Una visione di circuito, come entra e come esce la moneta, siamo nel 1975-76 nel mio caso, e secondo, lo sviluppo come dinamica, dopo si sarebbe detto, strutturalmente instabile e fuori dall'equilibrio. Cosa faccio dopo? Mi guardo intorno, come tema penso che si debba studiare Schumpeter, come autore trovo che proprio in quegli anni Augusto Graziani si dirige in una direzione che a me interessa studiare. Addirittura nel 1980, perché Graziani è stato incredibilmente generoso sempre con i giovani studiosi, poi dopo tendeva anche ad essere molto sostenuto con loro, esce un articolo su Note economiche, tendenze del pensiero economico degli anni 70, sono citato. Come dire, il primo articolo che avevo pubblicato sulla Luxemburg viene citato. Nel 1981 partecipo al seminario di economia monetaria a Napoli che Graziani tenne sino al 1985. Sono gli stessi anni in cui conosco Minsky, non parlerò di Minsky, ma entrambi secondo me possono essere definiti keynesiani finanziari. Augusto Graziani è notoriamente, con Bernard Schmitt e Alain Parguez, uno dei fondatori riconosciuti della versione contemporanea della teoria del circuito monetario, che vede il processo capitalistico come sequenza monetaria, successione di fasi concatenate e successive, che si oppone alla teoria mainstream di scambi simultanei. L'oggetto è una società segnata da divisioni in classi e da asimmetrie di potere. È una concezione piuttosto antica, risale a Quesnay e Malthus, più in generale ai classici. Ovviamente le domande diventano tante, visto che rischio di non avere molto tempo, darò già una prima risposta alle domande. Che rapporto con Keynes? Che rapporto con Schumpeter? Che rapporto con Marx? Il rapporto con Keynes è che quello di Graziani è un keynesismo strutturale, attento alla struttura, non solo domanda effettiva, ma è stata usata spesso questa espressione politica keynesiana dell'offerta. Secondo me caratterizza molto il modo non keynesiano con cui sono diventati keynesiani dopo il 1945 i più grandi economisti italiani. Però è il Keynes del trattato sulla moneta, non il Keynes della teoria generale verso la quale Graziani è molto critico.
Che rapporto con Schumpeter? Secondo me la visione di Graziani è la visione di Schumpeter, non analiticamente, ma la visione, cioè analisi monetaria non reale, visione creditizia della moneta e non visione monetaria del credito, attenzione alla dinamica fuori dall'equilibrio. Che rapporto con Marx? Adesso lo dico tutte perché so che alcuni potrebbero essere in dissenso. Alcune cose di Marx, secondo me, Graziani non le capiva. Altre ci ha aiutato a capirle. Prima di lui non le vedevamo. Quelle cose probabilmente sono Graziani, ma si ritrovano in Marx. Io credo che la teoria del circuito monetario converga con le conclusioni di Marx, spesso e volentieri, certo via Kaleschi, ma anche attraverso un percorso originale. Allora, tra il 75, 76 e l'80 c'è la gestazione, la formazione del circuito in Graziani attraverso, insomma, momenti fondamentali anche per me come lettore sono state l'introduzione al libro sull'inflazione di Roberto Convenevole, che mi spiace non vedere qui, e l'introduzione al libro di Lilia Costabile su Malthus. Questo aiuta a spostare la teoria monetaria della produzione verso quella che più propriamente, secondo me, si dovrebbe chiamare teoria macrosociale della produzione capitalistica. E parafrasando Schumpeter, direi che è ancora la teoria economica del futuro. Sono gli anni, sono stati definiti, della radicalizzazione di Graziani. Lo sfondo qual è stato detto, ma lo cito molto velocemente, è il cambiamento della realtà nazionale e internazionale, la nuova politica economica ai primi anni 70, la riflessione stessa di Graziani degli anni 60, l'hanno ricordata in vari. Nel 65 c'è il libro Equilibrio generale ed equilibrio macroeconomico. L'atteggiamento di Graziani è chiarissimo, non critica la coerenza logica del mainstream, si deve mettere in discussione gli assunti di base. Nel 69 lo sviluppo di un'economia aperta, dove è chiaro che sviluppo e squilibrio dell'economia italiana sono aspetti inseparabili di un meccanismo unitario e viene dato il primato alle scelte imprenditoriali e politiche. C'è molto poco di ortodosso e di neoclassico qui, anche se Graziani conosceva molto bene la teoria neoclassica. Però gli anni 60, i primi 70, sono gli anni della crisi della programmazione, dello stallo dell'economia italiana, di una nuova politica monetaria, inflazione, svalutazione, il saggio con Franca Meloni che anche non so se ci sia o meno, insomma il riformismo radicale che forse caratterizzava il pensiero di Graziani va in un vicolo cieco e Graziani secondo me se ne rende conto. C'è un intervento suo nel dibattito sul riformismo del 72 sul manifesto. Il problema diventa che il cambiamento strutturale, che secondo me è stato sempre al centro della riflessione di Graziani, adesso Graziani si rende conto che non può essere trattato se non affrontando la moneta come elemento essenziale del processo capitalistico. E questo direi prima non c'era. Allora Graziani si mette in rapporto con l'approccio circuitista, quando riemerge il nuovo approccio circuitista, non quello storico Wicksell, Schumpeter, Robertson, Keynes, che conosciamo anche attraverso lui. Riemerge dopo il caso particolare di Schmitt degli anni 60, nella seconda metà degli anni 70 con Parghes. Io però, avendo studiato con Graziani, penso che vi sia una superiorità del discorso di Graziani che spicca per originalità, maggiore coerenza, acutezza di sguardo e anche, diciamolo, capacità di integrare i diversi filoni nella teoria del circuito che sono non poco litigiosi tra di loro. E c'è un confronto con tutta la storia del pensiero economico fatto in uno stile che è di Graziani, era anche diversamente di Napoleoni, è della migliore scuola economica italiana, quando c'era una scuola economica italiana, cioè la rilettura a ritroso degli autori del passato. Li si interroga a partire dalle proprie domande di ricerca. Un punto che spesso non viene colto, secondo me, è che quando emerge la teoria del circuito monetario,
contemporaneamente si affermano il monetarismo e la nuova macroeconomia classica o neoclassica. Nella crisi della sintesi keynesiana, sintesi neoclassica keynesiana, ovviamente il circuito e Graziani sono critici rispetto a questi approcci, ma non è questa critica il fuoco del discorso di Graziani. Il circuitismo non è una variante particolare dell'usuale storia post-keynesiana di ritorno all'autentico Keynes, quello della teoria generale, con al centro la disoccupazione involontaria, dove si vede la grande crisi come il discrimine nel Novecento. Secondo me, se si vuole capire la teoria del circuito monetario, bisogna vederla tutta da un'altra parte, come eresia nei confronti delle eterodossie. I neoricardiani, i marxisti, i keynesiani di vario genere. Su questo la sua introduzione nel volume curato con Arenat e anche Kregel, in sostanza, dal convegno di Nizza, è chiarissima. Graziani dice: il discrimine ortodossia e eterodossia non è quello che ci raccontano i neoricardiani e i marxisti, specie in Italia. Prima ci sono i classici, con sovrappiù, conflitto sociale, conflitto nella distribuzione o nella produzione. Dopo vengono i neoclassici, individualismo, eguaglianza secondo la produttività marginale, e poi torna Sraffa, su cui ci si litiga. Non è la cosa più interessante. Graziani è sempre stato contro la fissazione di andare alla caccia dell'errore, era quello di cui sostanzialmente accusava Garegnani, accusando gli allievi più che Garegnani, ma era Garegnani l'oggetto. La moneta era assente negli schemi sraffiani, ci sarebbe dovuta essere negli schemi marxisti, ma i marxisti si erano dimenticati gli aspetti monetari. No, bisognava andare da un'altra parte, trovare un altro discrimine. E il discrimine era approccio individualista contro approccio macrosociale. E questo non è storico, non è nell'evoluzione del pensiero economico. Sempre c'è stata questa contrapposizione. Se si prende l'approccio macrosociale come fa Graziani, la macroeconomia non è una questione di aggregazione. La logica macroeconomica è opposta, primaria rispetto alla logica microeconomica. La questione veramente divisiva è: qual è il ruolo della moneta? I keynesiani, si prende tutto il discorso sul dibattito su Keynes dal 37 in poi. La sintesi dice che il denaro è inessenziale, quindi nei neoclassici è assente. Poi, per ficcarci la crisi, bisogna reputare la moneta come scorta liquida la ragione degli intoppi, no? Quindi Graziani dice, era anche uomo di formulazioni, come dire, fulminanti: tutti vincono, sembra. Keynes, la normalità della crisi, e Warras, il lieto fine dell'equilibrio generale. I keynesiani di Cambridge, che Graziani non ha mai criticato per la loro assunzione di pieno impiego, no? Non approfondiscono gli aspetti monetari. Così non fa Kaldor, così non fa Kaleski. I post-keynesiani come Davidson si accontentano di rivendicare il possibile impiego della moneta come forma di accumulo. E allora dove andare? Andare verso la ripresa dell'idea, che in fondo è marxiana oltre che schumpeteriana, del Keynes del trattato, del ciclo circuito capitalistico in economia chiusa e senza Stato. Non entro nella descrizione per ragioni di tempo, mi limito a dire che il progetto di ricerca, come lo definisce Graziani nell'83 a Nizza, è doppio: ricostruzione analitica del processo sequenziale di creazione, circolazione, distruzione della moneta e, lo ha ricordato Lilia Costabile, analisi dell'accumulazione del capitale, ruolo delle banche e imprese nelle decisioni di investimento. In questa visione non ci sono solo imprese e famiglie, ci sono anche le banche e il capitale finanziario. Capitale industriale e capitale finanziario sono frazioni del capitale funzionali l'una all'altra e contraddittorie.
Lo schema di base è certamente molto astratto, economia chiusa, credito puro, addirittura manca lo Stato, ma Graziani lo fa per una ragione molto semplice, che secondo me la cosiddetta modern monetary theory non vede. Lo schema di base rende trasparente che l'afflusso di moneta nel processo capitalistico ha origine nelle decisioni degli imprenditori capitalisti finanziando la produzione. Quali sono l'idea chiave e le conclusioni radicali? L'idea chiave, questo è proprio Keynes, trattato sulla moneta, è che le decisioni reali delle imprese capitalistiche sul livello, ma anche sulla composizione della produzione, vincono sulle decisioni solo monetarie dei lavoratori salariati sul come attribuiscono, dividono il loro reddito tra consumo e risparmio. Ma se le cose stanno così, dice Graziani, il mercato dei titoli non finanzia gli investimenti, serve solo a recuperare le fughe dal circuito dovute al non consumo, ma ancora più radicale, la ricchezza finanziaria, che siano azioni o obbligazioni, non corrisponde a vera ricchezza per la classe dei lavoratori, i quali hanno solo accesso ai beni che i capitalisti rendono loro disponibili. Sembra Marx, ma è Keynes, Trattato della moneta. Le espressioni sono proprio di quel Keynes. Questo significa, questo è vero, dice Graziani, anche se i lavoratori risparmiano, se non hanno, questo se ho capito bene l'ha detto anche lì la Costabile, se non hanno il controllo dei processi produttivi e di investimento. Quindi sostanzialmente Graziani dice anche questa cosa qui, che ovviamente alla sinistra conflittualista e redditista non lo comprende. Questa situazione non la si rovescia su trattative di mercato, sulle questioni di mercato, la si può rovesciare soltanto dentro o nell'arena produttiva, no? Oppure nell'arena politica e sociale. E salto molte cose perché ovviamente non c'è tempo, dico solo che secondo me questo approccio vede come discrimine e addirittura come nascita vera della macroeconomia non la grande crisi ma la grande guerra e dopo il New Deal, dove esattamente il problema rapporto moneta composizione della produzione è centrale. Abbiamo avuto un caso simile? Beh sì, a suo modo il Covid. E Ian Craigle ha fatto alcuni interventi molto critici dell'idea che c'era tra i keynesiani di spingere per in qualche modo sostenere l'economia, in qualche modo, adesso lo dico rozzamente, la domanda, sostenendo che esattamente bisognava tornare nella gestione del Covid al modello del New Deal. Consentitemi di dire, io mi tengo sui tempi di Lilia che erano 25, quindi ho 6-7 minuti. La prima cosa che voglio dire telegraficamente è: non ho il tempo di parlarne, non ne parla quasi nessuno, ma c'è un Graziani della politica economica dal circuito in poi, non solo prima del circuito, ed è molto istruttiva. Non è solo il Graziani Meloni, la questione inflazione, non è solo il fatto che all'inizio tra i pochissimi si rende conto che il problema degli anni 70 non è la colpa dei lavoratori o la crisi sociale per quanto radicale del rapporto capitale-lavoro, è una crisi di ristrutturazione, la crisi è trasformazione interna al capitale. Ma Graziani dice negli anni 70 che quando l'inflazione è finanziata dalla moneta bancaria, come allora, ne guadagnano le banche alle spese delle imprese, devo andare veloce. Ma dagli anni 80 in poi, dagli anni 80 è diverso, l'inflazione è finanziata dalla spesa statale in deficit e questo riduce, se non annulla, l'obbligo di ottenere il finanziamento iniziale dalle banche, inaugurando la cosiddetta disintermediazione. Posso ricordarmi male, ma dietro questo discorso, da un lato teoricamente ci sono alcune osservazioni di Giannola
sul fatto che le scorte liquide possono creare una condizione di accesso fuori dal sistema bancario nel sistema, ma anche le analisi concrete non solo di Giannola ma anche di Farina, direi, di Ugo Marani e così via. Negli anni 90 spesso Graziani viene venduto come un certamente molto lucido critico del sistema monetario europeo e poi dell'euro, sempre molto attento ai dettagli istituzionali, ma Graziani non è mai stato né pro né contro i cambi fissi. Sa che la politica del cambio sono state gestite in modo contrario agli interessi dei lavoratori e sostiene che nessun intervento di per sé sul tasso di cambio in un senso o nell'altro è risolutivo. La politica economica dovrebbe puntare a costruire migliori condizioni reali per i produttori e fornire un migliore welfare ai cittadini in natura, non attraverso sussidi monetari. Queste sono anche politiche keynesiane dell'offerta. Chiudo chiedendomi, molto velocemente, è obsoleta oggi la teoria del circuito monetario? Certamente ci sono dei problemi interni e di sviluppo. Io in qualche modo la vedo come una grandiosa contabilità monetaria e non molto di più, solo che bisogna essere coerenti con quella contabilità monetaria e sviluppare una teoria coerente con essa. Si parla di problemi come la monetizzazione del profitto, la monetizzazione dell'interesse. Io credo che siano problemi falsi e non risolvibili, ma non vi dico perché. Prendo altre obiezioni, quelli che dicono non c'è qualche ragione in ciò, ma i neoclassici esistono ancora? Però Graziani nel 1991 scrive alcune righe che non ho il tempo di leggervi, in cui dice, insomma, il paradigma neoclassico ha mostrato voracità, flessibilità e capacità di assimilazione incredibili. Il paradigma individualista è rinato in altra forma. Si dice l'indebitamento delle famiglie, ma tu hai un modello in cui solo le imprese si indebitano con le banche. E l'indebitamento delle famiglie sta dietro il consumo autonomo, la nuova forma di domanda autonoma. Personalmente ci ho scritto, ma sono d'accordo con Graziani, questo è una forma di finanziamento della produzione indiretto, molto discutibile, scrive, se il credito concesso alle famiglie sia realmente erogato ai consumatori o non indirettamente concesso alle imprese, consentendo ai consumatori di acquistare prodotti finiti. Gli anni 90 per me, questo quando lo dico spesso vengo guardato con occhi strani soprattutto dagli economisti critici, sono anni in cui il monetarismo è morto, Minsky mi aveva insegnato che era morto nel 1982, e la nuova macroeconomia classica non sta molto bene. Lucas ha fatto fuori, ha fatto il parricidio del padre, ma con gli anni 90 si va verso modelli di moneta endogena in cui ci possono essere aspetti filosofici, ripresi e così via. Qual è il modello che ha vinto? Talora viene chiamato nuovo consenso. È un modello con moneta endogena neo-vixelliano, l'autore forse più rappresentativo è, ma già dalla fine degli anni Ottanta, Michael Woodford. È una lettura di Wigsell alternativa rispetto a quella di Graziani, ma siamo su un terreno comparabile. La crisi più recente, certo, si può... Io non credo che Claudio Borio della Banca dei Regolamenti Internazionali abbia mai letto Graziani, ma è indubbio che chi legge gli scritti di Claudio Borio si trova un circuito monetario molto simile a quello di Graziani. Ecco, non lo reputerei autore del passato da questo punto di vista. Visto che questo è anno di ricordi del decennio, io ho alcune paure, diciamo. Il silenzio di molti, il bilancio di chi si disfa di Graziani come autore glorioso del passato, ma il passato si mette in soffitta, chi riprende a spicco posizioni e frasi fuori contesto. Io una delle regole che assumo è quella che si esprime nella frase di un poeta francese, che per altri versi non mi piace: sopprimere la distanza uccide. Io
guardo Graziani da una distanza, sono molto d'accordo su molte cose, non su tutto. Non mi interessa attribuirgli lo statuto di un profeta, non credo alle autoinvestiture degli eredi. Quello che sul terreno personale mi sento di dire in chiusura è che io ho gratitudine e nostalgia per essermi formato in anni in cui, qui rubo l'espressione a Paul Samuelson, che parlava in realtà del dibattito Schumpeter e Suisi del 47 ad Harvard, di essermi formato in anni in cui i giganti camminavano nei corridoi dell'università. Ovviamente Samuelson parlava del courtyard di Harvard. Penso a Graziani come a Napoleoni, Silo Slabini, Pasinetti, Caffè, Garegnani. Ora, certo, definire gigante Graziani dal punto di vista della statura fisica è discutibile, ma era e resta un gigante intellettualmente e, consentitemi, anche moralmente. Se si vuole ancora che l'economia sia politica, cioè una disciplina critica impegnata nel cambiamento sociale, io credo che non si debba aderire a qualsiasi posizione di Graziani di per sé, ma che sia impossibile ragionare oggi di economia in una prospettiva critica, tanto nella teoria quanto nella politica economica, tanto sull'economia italiana e mondiale o sul mezzogiorno, senza un confronto serio con il suo pensiero. Bene. Bene, bene, con questo si chiude questo incontro. Ci sono due testimonianze, brevissime. Cioè, ci sono delle passarelle senza, non so se non c'è scritto. Testimonianze. Ah, testimonianze, ah, è senza anonimo. Ah, no, ho capito, ho capito. Prego. Tanto nella c'era scritto il nome, non c'era scritto, quindi brevissimo, vista la durata di questa bella giornata, però volevo manifestare il mio tributo di riconoscenza verso Augusto Graziani, che ho incontrato all'inizio del mio percorso universitario negli anni Ottanta e a cui debbo la motivazione per iniziare una carriera nella ricerca, sia per, diciamo, la passione che mi ha trasmesso nel cercare di capire con gli strumenti dell'economia cosa succedesse nel mondo, ma anche per le discussioni sul circuito di cui ha parlato ora Riccardo e che già allora avevano questi problemi di chiusura che Riccardo ha solo accennato e che anche mi hanno stimolato, perché quando una teoria manca ancora un tassello, questo è uno stimolo per chi vuol fare ricerca per cercare di mettere questo tassello. Mi dispiace che il tassello che ho cercato di mettere Graziani non l'ha mai convinto fino in fondo, però come diceva Riccardo poco fa, queste questioni sono dibattute da 40 anni e ancora non concluse. Per una serie di motivi contingenti non riuscii a fare il dottorato con Graziani come avrei potuto, perché andai a lavorare a Cambridge e questo ha cambiato la mia vita, però mi ha dato l'occasione anche di poter promuovere il pensiero di Graziani in un circuito internazionale. Ho lavorato poi con Wynne Godley in Inghilterra e negli Stati Uniti. Wynne Godley ha, diciamo, lanciato questo filone di ricerca della coerenza tra stock e flussi nella macroeconomia, che sta diventando un pezzo importante di una visione non neoclassica del funzionamento dei sistemi economici. E su questo io sono in netto contrasto con Riccardo, perché ritengo che il circuito monetario di Graziani, non necessariamente tutte le parole dette da Graziani sull'argomento, ma il modo di ragionare sulle interrelazioni tra sistema finanziario, sistema delle imprese, lavoratori e conflitti sociali, sia stato innestato in questo sviluppo della teoria post-keynesiana, che sta avendo una eco sempre più importante a livello internazionale. E io mi auguro che, appunto, il pensiero di Augusto
possa espandersi con questo filone anche negli anni a venire. Grazie. Grazie tanto. Io chiedo scusa della mia, mi chiedo scusa della mia insipienza come gestore del tempo. Ah, c'è un'altra ancora. Ah, un'altra. Forse dopo. Mi scusavo io. Chiedo scusa ovviamente. Buonasera a tutti. Sì, sì, ma io non vi ruberò molto tempo. Per una volta sono the last and the least. Non lo faccio mai perché di solito non leggo e non leggerò nemmeno stasera. Ho scritto un piccolo intervento che poi ho messo e sarà disponibile per gli atti. Io volevo solo dirvi questo: io ho conosciuto Graziani più tardi di tutti. Io l'ho conosciuto nel 2006, quando cercavo un argomento per la mia tesi di dottorato e discutendo nell'Università di Bologna con Giorgio Gattei, che probabilmente il professor Barucci ricorderà. Giorgio Gattei mi indicò alcuni scritti circuitisti di Graziani e per me questa fu una folgorazione. Da quel momento tutto quello che io ho fatto e che sto facendo ancora oggi, anche sulla scia di quello che fa Gennaro, è ispirato a quello che ha, diciamo, agli scritti di Graziani che io ho letto all'epoca e che continuo a rileggere. Graziani, peraltro, Gennaro diceva, è vero, Graziani è molto conosciuto all'estero, uno degli autori italiani più conosciuti, e anche gli scritti successivi su cui io mi sono concentrato sono scritti di autori. Lui citava Wayne Godley, abbiamo visto prima Kregel, ma ce ne sono altri, potrei nominare Steve Keen, lo so, a Riccardo non piace molto, ma Steve Keen è un altro che si riferisce di continuo, o Marc Lavoie è un altro che fa riferimento continuo a Graziani. Quindi anche gli autori che sono venuti dopo, a cui mi sono ispirato, sono tutti debitori nei confronti di Graziani. Ecco, l'unica cosa che volevo dire è che se dovessi dare un consiglio a chi si appresta a leggere Graziani, magari nuovi studenti di dottorato, magari chi stia facendo una propria tesi di laurea, o magari a chi si appresta a rileggere Graziani dopo anni che non ha preso in mano le opere, io vorrei consigliare, suggerire di avere coraggio, di essere radicali nelle letture, perché il messaggio che si trova negli scritti di Graziani è molto più radicale di quanto normalmente si pensi. Il legame con la teoria di Marx, secondo me, è molto forte e la messa in discussione critica del sistema in cui viviamo è piuttosto chiara, se lo si rilegge soprattutto a partire dagli scritti successivi, agli scritti iniziali. Quindi io invito ad avere coraggio, che è in fondo quel coraggio che io invece non ho mai trovato quando ancora studente di dottorato, nonostante lo ascoltassi Graziani, andassi ai convegni dove Graziani faceva da relatore, non ho mai trovato il coraggio di avvicinarmi a lui e di sottopogli il mio lavoro. E invece ho trovato il coraggio oggi di venirgli a tributare questo piccolo omaggio, che appunto considero un tributo, magari tardivo, ma doveroso, di un allievo mancato che non ha mai trovato il coraggio di avvicinarlo. Grazie. Tempo è tempo che vi chieda scusa per questo fatto, che è stato un po' più lunga di quello che si prevedeva, ma Adriano mi aveva detto fino alle 7 non si chiude bottega qui, quindi io sono andato avanti fino alle 7. Io non vi ho nemmeno raccontato la seconda parte del mio incontro al Senato con Graziani, quando lo convinsi a astenermi. In realtà ero ignorante io, ma anche lui, perché non ci si poteva astenere. Lui aveva diritto al gruppo parlamentare del Partito Comunista e non poteva astenersi al Senato, non è previsto questo. E allora dovete iscriversi agli oratori per dire che giustificava questa astensione. Ebbene, dopo aver detto che era un amico mio, che mi voleva tanto bene, che mi stimava, eccetera, eccetera, prese la parola per giustificare che si asteneva. Beh, fece una critica della finanziaria terribile. Io mi sentivo davvero trafitto da tutte le parti, ero naturalmente
molto indipendente da questo, ma anche molto dipendente, ma rimase un po' sorpreso da questo suo intervento. Alla fine di questo intervento poi mi disse, visto mi sono stato amico tuo, e così restò. Vi saluto, vi dispiace tanto avervi preso così tanto tempo, ho preso pochissimo appena di tempo, e ringrazio più che altro Adriano Giannolo. Ci voleva soltanto la sua capacità da vecchio arcivescovo, ecco. Vecchio sì, arcivescovo no. Con modo, no, guarda, però prova. Per convincere tutti noi a trovarci quest'oggi insieme, è stata un'opportunità veramente rilevante. Spero che tutto questo provochi qualcuno a avvicinarsi ancora all'economia politica. Nessuno si occupa più di economia politica, quando vengono a trovarti i giovani a casa ti dicono no, l'economia no, ti dicono voglio fare un'altra voglio fare teoria del linguaggio ostrogota, ecco, questo sì, non si ha idea delle discipline che trovino questi giovani, ma l'economia politica non vuole occuparsi più nessuno. Forse ha ragione, forse ha torto, io reputo a torto naturalmente, per dovere di età e per dovere di mestiere, ma questo è dato di fatto. Prego Adriano. No, a questo punto non c'è tempo né di un intervento, di un ragionamento, che c'erano molti spunti a partire dal meridionalismo. Voglio leggere solo una lettera di Rossi Doria a Compagna. Compagna era un riferimento importantissimo per Augusto e Rossi Doria lo è diventato su suggerimento di Saraceno, che quando Saraceno scrive a Rossi Doria mandami un giovane economista, lui dice ce l'ho qui, ha organizzato il corso di sviluppo economico assieme agli altri, a Napoleoni e così via. Viene, è napoletano, è Graziani, e il signore sapeva benissimo, il nonno, il padre, eccetera. E quindi c'è un legame forte. E quando io sono arrivato a Portici, questo legame forte si avvertiva, ma non era né mai esplicitato, né mai, era nelle cose in quegli anni. Rossi Doria aveva creato il centro di specializzazione, unico in Italia per quel genere, con la Giannini Foundation e la Ford Foundation, era la Cassa del Mezzogiorno della cultura in quel momento, e Pescatore era il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, e finché lo è stato la Cassa ha fatto miracoli in Italia, non solo nel Mezzogiorno. E la Svimez era un mondo particolare. Voglio dire, la teoria keynesiana dell'offerta è un modo di camuffare, e questo Saraceno lo spiega benissimo, quello che era il rifiuto delle politiche keynesiane da parte della Svimez, e che Graziani asseconda, nel senso, lui perfettamente sa che non esiste un keynesismo dell'offerta, è antitetico proprio alla teoria generale, che Graziani non amava per tanti motivi, e la teoria keynesiana dell'offerta della Svimez lo dice molto, Saraceno ce lo dice molto semplicemente nella sua intervista che fa a Pugliese, quello che fa la sua biografia, dice, beh, io Keynes, tra l'altro, non mi piace neanche per l'Italia, Bresciani-Turroni, io ho studiato su Bresciani-Turroni, c'è il capitolo sullo sviluppo, dice, Keynes con l'Italia, che c'entra? Lui dice, io mi sono formato sulla scuola tedesca, su Hilferding, e quelli io considero. Però devo modernizzarmi. Allora, che nell'offerta è semplicemente intervento strutturale, che è poi quello che Lilia ha richiamato, e che troviamo quando Graziani critica la Lutz. Dice, ci sono due tipi di investimento, quelli
marginali e quelli strutturali. Quelli marginali hanno tutti lo stesso tasso di profitto, quindi cadono nella critica. Quelli strutturali cambiano la struttura e sono fatti per quello, non per sostenere la domanda. Poi, con il loro effetto, ed è quindi praticamente il discorso sullo sviluppo. Graziani non si è mai, ha ritenuto tutta la teoria della crescita una grande inutilità, che è tassi di costanti di uguali di profitto, eccetera, eccetera, cioè insostenibile se non nella situazione di un'economia a un solo periodo. Appena ci metti la dinamica, crolla tutto, a prescindere se Slaff aveva ragione o meno, la critica prescinde da quella. Secondo elemento, quindi il meridionalismo. Il meridionalismo va considerato nel suo approccio storico, altalenante. E c'è una lettera di, per esempio, per dire, Rossi Doria e Saraceno, Svimez e Portici. Nel 1958, cioè l'anno del Trattato di Roma, l'anno in cui nel Trattato di Roma c'è l'addendum per l'Italia che parla del Mezzogiorno. Mezzogiorno che nel 1948 entra nella Costituzione, cancellato nel 2001 con la riforma del titolo V. E questo conta e come. Rossi Doria, per dire il clima in cui Graziani lavora in quegli anni, è il clima eroico del miracolo economico, ma non perché ci piove dal cielo, perché lo fanno. E dice, scrive a Compagna, Nord e Sud, dice Rossi Doria nel 58, dal tuo e dal mio scritto, come da quelli di Saraceno e così via, viene fuori una piattaforma politica per il Mezzogiorno molto concreta. Dobbiamo obbligare tutti, uno per uno, a prendere netta posizione al riguardo. E questo potrà avvenire negli anni prossimi, tanto meglio quanto più saremo svincolati dalle attività di partito. Cioè qui c'è una tecnostruttura che c'ha un programma, c'ha un progetto e ha la forza di far ragionare su quel programma e il progetto chi? Quelli che politicamente devono attuarlo. E questo avvenne. Oggi, mi dite, col PNRR, questa cosa vagante, senza progetto, senza discussione, con solo l'ansia di spendere, comunque sia, come può esserci un meridionalismo? Questo meridionalismo è un meridionalismo che ha un potere, perché ha idee, ha avuto spazi e lo sta utilizzando in modo molto preciso e lo realizza fino al 74, lo realizza. Poi tolgono Pescatore dalla cassa del Mezzogiorno, entrano le regioni, così via, ed entra poi nel 2001 questa idea del federalismo solidale. Che la solidarietà col federalismo non c'entra, non c'è mai entrata e non ci deve proprio entrare. Allora, in questo senso, credo che Graziani, allora si spiega la radicalizzazione di Graziani, la cosiddetta, quella che diceva Enrico, non è una radicalizzazione, è la fedeltà a un certo tipo di ragionamento e di cose, anzitutto strutturale, anzitutto ragionare per sistemi, non per compartimenti stagni. Quando ti vedi crollare e magari argomentati dai tuoi colleghi che stimi, penso al rapporto con Beccattini, che è stato fondamentale per creare il modello, no, la specializzazione flessibile, vi ricordate quegli anni? Chi ne parla più? Il modello dei distretti industriali, che oggi sopravvivono se sono nelle catene del valore di chi? Della Germania. Quindi, e anche dell'Olanda, anche dell'Olanda, Unite, e di tanti altri, sì. Insomma, E qual è l'effetto? L'effetto è che da 30 anni l'Italia non cresce, compresa la Lombardia, il Veneto
e l'Emilia Romagna. Quindi di fronte a questa cosa, certo che uno si radicalizza, anche un moderato che analizza la realtà e dice questo è il disastro annunciato. E qui la demografia, l'emigrazione, il Mezzogiorno che perderà 9 milioni di abitanti, secondo l'Istat, la Banca d'Italia e così via. In questo senso io credo che Graziani, leggo solo le ultime righe della cosa che scrissi per, credo, per la commemorazione dei Lincei. Cioè, anzitutto, Graziani si scrive, secondo me, qui va data la prospettiva storica di che cosa significa questo tipo di impegno e quello di cui vede l'ultimo, l'allievo mancato, diciamo, che in qualche modo sente giusto l'esigenza di esprimere una valutazione. E secondo me Graziani si scrive come lascia un'eredità che lui scrive nel pensiero più alto del sistema italiano, della tradizione italiana ed europea, perché lui poi, ecco, dalla sua incredibile conoscenza, non della storia del pensiero economico nella storia, perché non è faccio la storia del pensiero, io guardo il pensiero nei secoli. E in questo, per me che sono un immigrato, è come dire uno che ha dato un contributo alla tradizione di quella scuola napoletana che oggi è anche di gran moda negli Stati Uniti, per certi versi, la felicità, tutte queste cose, ma quella scuola napoletana non è una sovrastruttura, è un sistema che con Filangieri, Genovesi, Galliani, è stata, che ha nei secoli, diciamo, alimentato con umanità il primato della ragione. E Graziani è un grande illuminista per certi versi, esattamente come Filangieri. E a lui si applica molto quello che disse proprio Filangieri alla fine della sua Scienza della legislazione, che è un trattato di economia e di tante altre cose. Cioè, lui dice, il filosofo deve essere apostolo della verità, ha il dovere di predicarla, di promuoverla, di sostenerla, di illustrarla. Se i lumi che gli sparge non sono utili per il suo secolo e per la sua patria, lo saranno sicuramente per un altro secolo e per un altro paese. Il concetto è proprio la verità, che poi è quello che nel libro quinto della Scienza della legislazione è la illustrazione a chi la può comprendere. In questo senso credo che Augusto va considerato come anche un grande italiano, perché il suo meridionalismo, e in questo abbiamo celebrato il centenario pochi mesi fa abbiamo celebrato l'anniversario di Saraceno col francobollo e così via, sono molto simili. Il loro meridionalismo non ha un aspetto geografico, ha un aspetto nazionale, cioè l'unico modo per cui l'Italia può essere e recuperare la sua identità di grande nazione è da questa riconnessione tra, in questo caso, l'illuminismo di Milano con quello di Napoli, che sono i due poli europei dell'illuminismo. E quindi credo che noi dovremmo ritornare forse a ragionare più in prospettiva. Questo libro, il libro, cerca di dare come dire, un'evoluzione, ma che sono tutti pezzi concatenati di una riflessione unica che sta dietro. Quindi il radicalismo di Augusto, il radicalismo, la radicalità, chiamiamola come ci pare, non è un cambiamento, non è una conversione, è l'espressione proprio di uno che ricerca la verità, la predica, vede
e ne trae le conseguenze, quindi procede nel suo, come dire, sul suo percorso. Grazie a tutti voi, scusate se abbiamo... Potremmo andare. Grazie. Potremmo andare. Tu sei stato... Potremmo andare.